Pescara domina il primo tempo, poi subisce una clamorosa rimonta e alla fine si salva con Valzania. Finisce 3-3 nel dopogara, duro sfogo del presidente Daniele Sebastiani. Alejandro Diz, bronzo olimpico nella volley, Maria Enrica Spacca, bronzo europeo con la 4x400 in studio per raccontare alla Domenica Sportiva le loro esperienze. Fermo il Teramo in Serie C, in Serie D il pari nei derby di Pineto e Pratola, dilagano Vastese Avezzano, colpo della Francavilla Pesaro. Nel basket, con un quarto finale entusiasmante, Roseto centra la prima vittoria contro Iesi in Serie B, Campli festeggia il photo finish nel derby. Altro KO nella pallavolo per la Sieco Service Impavida, Ortona che vince il primo set a Cantù, poi cede nettamente 3-1. Finalmente è ufficiale, 3 giorni di spettacolo in Abruzzo nel Giro d'Italia di ciclismo del 2018, la Domenica Sportiva, le immagini delle tappe che caratterizzeranno la Corsa Rosa in Abruzzo. Eccoci, buonasera, ben ritrovati, buonasera alla Domenica Sportiva di Rete 8, lo avete ascoltato nei titoli, sono tanti gli argomenti da trattare insieme, come sempre ricco il parterre di ospiti. Io comincio subito a salutare il capitano del Pineto, ex Pescara, Marco Pomante. Ciao Marco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Facciamo un applauso a Marco. Lo avete ascoltato dai titoli, tante medaglie importanti in studio oggi con noi, Maria Enrica Spacca, 4x400 della Nazionale Italiana. Ciao, buonasera, buonasera. Buonasera. Claudio Mazzaufo, ciao prof, buonasera, ben ritrovato, buonasera. Vediamo se dico bene, coordinatore advisor settore salti della FIDAL. Buonasera, buonasera prof. Alejandro Diz, medaglia di bronzo con la nazionale argentina, Seul 1988, quanti anni Alejandro che sono passati, ma sei sempre in formissima. Grazie. Maurizio Formichetti, il nostro. Sì, l'ho incontrato ieri che camminava. Ah ok, perfetto, il nostro Maurizio Formichetti, ciao Maurizio. Grazie, buonasera. Buonasera, finalmente ufficiale tutto. E abbiamo preparato le immagini. Era ora. Abbiamo preparato le immagini di Santo Stefano di Sessanio, di Campo Imperatore, di Rigopiano. Ti vedremo all'opera in salita e vediamo anche la tua condizione in vista del Giro d'Italia. Non far vedere a lui però, Perché? Che è un ciclista. È un ciclista. Intanto salutiamo una rappresentativa di tanti atleti dell'atletica leggera. Fatevi un applauso con Umberto Toffanelli, il presidente. Avete il microfono poi per fare tante domande, tante curiosità a Maria Enrica Spacca. Prima di andare in grafica con la Serie B, il servizio del Pescara, nostro primo classico giro con gli ospiti flash. Marco, ti ho presentato come capitano del Pineto, poi parleremo diffusamente del derby di oggi. So che sei un po' arrabbiato perché prendere gol al 95esimo fa rabbia. Ti chiedo invece dello sfogo del presidente Sebastiani. So che hai sentito l'intervista dopo il 3-3 di ieri in rimonta contro la Ternana. Ma diciamo che è stato uno sfogo a caldo di un presidente che ci può stare, che reagisce così, perché il Pescara, se non mi sbaglio, è la terza o la quarta partita che viene, la quarta partita che viene recuperata in doppio vantaggio. Meno male che hanno pareggiato, perché se perdevano veramente poi non so cosa sarebbe successo. A parte gli scherzi, non è un bel momento per il Pescara, però la squadra è una buona squadra, l'allenatore che ha vinto tanto e spero che... Farebbe qualche minuto nel Pescara Marco Pomante? Magari, magari. Sempre già pronto. L'ho fatto però, perché Pescara, poi sono tifoso del Pescara, quindi ma il Pescara è la mia squadra del cuore. Amsterdam, medaglia di bronzo, ciao Maria Enrica, ben ritrovata di nuovo, medaglia di bronzo nella 4x400, un orgoglio per l'Abruzzo perché sei originaria dell'Aquila, ma soprattutto un orgoglio per la nazionale italiana di atletica leggera che ultimamente ha fatto un po' fatica. Intanto raccontaci flash quel giorno di Amsterdam. Una bella giornata, non ce l'aspettavamo, nel senso ci abbiamo sempre sperato e finalmente è arrivato questo terzo posto che abbiamo veramente desiderato tantissimo, perché diversi anni arrivava sempre il quarto posto e quindi questo terzo posto è stato gradito. Il giorno più bello della tua carriera? Sì, questo, ma anche le Olimpiadi sono state un altro bel punto della mia carriera che ricordo bene, ecco. Allora, qui intanto cosa vediamo, Maria Enrica? Questa è? Questa era ad Amsterdam. Questa è Amsterdam. Sì, sì, sì. Questa qui... è la seconda da sinistra, giusto? Sì, e qui abbiamo vinto appunto, siamo arrivate terze, quindi questo bel urlo di gioia dopo i quarti posti degli anni precedenti
È stata una liberazione. Brillano gli occhi a tutti i ragazzi che sono in studio, che poi ti faranno tante domande, perché arrivare a questo punto credo che sia il sogno, Maria Enrica, di ogni atleta. Poi abbiamo visto anche delle tue foto con scritto Rio 2016, quindi l'Olimpiade di Rio. E chi ha festeggiato tanto con l'atletica italiana è Claudio Mazzaufo. Ciao Claudio, ciao prof, lo possiamo dire, no? Dai tempi di Teramo, ci chiamiamo così, del Teramo Basket, perché io ricordo un salto di un ragazzotto italiano che si chiama Andrew Au, che ti ha fatto vivere un momento particolare. Sì, parliamo di Osaka, certo. Fondamentalmente, sì, perché prima dell'ultimo salto di Saladino naturalmente era salito sul tetto del mondo con il nuovo record italiano tolto a un caro amico Giovanni Evangelisti. Sì, è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza che teoricamente si poteva anche, teoricamente perché poi praticamente non è successo, si poteva anche concludere meglio. Questo è un 8-16 di Andrew. Sì, questo è un 8-16 di Grosseto 2010, quando ha vinto gli ultimi campionati italiani. Poi dopo il 2010 ha deciso di fare la strada, di percorrere la strada, diciamo, della velocità, e quindi ha un pochino interrotto il discorso dei salti. E poi è finita come è finita, però insomma qualche soddisfazione Andrew ce l'ha data, il suo palmarès è di tutto rispetto. E da grande abruzzese che sei, anche tu all'Abruzzo, Claudio, hai dato una grande soddisfazione, perché ora sei il coordinatore del settore salti della federazione, e questo credo che per te sia un risultato importante, ma anche una grande responsabilità. Ne parleremo durante la trasmissione. Facciamo un salto indietro di tanti anni, perché andiamo nel 1988, quindi 29 anni dobbiamo andare indietro per andare a Seul, l'Olimpiade, visto, per rimanere in tema di atletica leggera, della medaglia d'oro nella maratona di Gelindo Bordin, è stata l'Olimpiade della medaglia di bronzo nella pallavolo dell'Argentina di Alejandro Diz. La vogliamo ricordare, flash, quella giornata, Leandro? Beh, gli anni sono passati, è vero che il ricordo rimane per sempre, però devo dirti una cosa, quando la vivi da dentro, non voglio dire che è un torneo come tutti gli altri, però sei talmente preso dalla competizione che col passare degli anni te ne rende conto effettivamente di che cosa è successo quel giorno, perché alla fine dei conti era sempre una partita, era sempre un approccio a una partita, è vero che di un'importanza diversa a tutte le altre, eccola qua, ma pur sempre una partita, quindi ti approcciavi più o meno, d'altronde non si possono fare miracoli nelle ultime 24 ore, l'approccio diciamo che era sempre più o meno lo stesso. Ti ho intravisto, devo dire che fisicamente sei rimasto molto in forma, Leandro. Sono passati. Beh, ti ringrazio, perché sono riprese da lontano queste, quindi. Oh, ho visto, ecco, questa palla era fuori, no? Vediamo se ricordi. Beh, questa sì. Ecco, questa sì. È un nostro sketch questo tra me e Leandro, ogni palla nel campo tuo è sempre fuori, bisogna sempre dire all'arbitro che è fuori. Questa è la partita con il Brasile, sono immagini davvero molto... Ecco, guardate che pubblico a Seul. Va bene, ne riparleremo dopo. Maurizio, sì. Finalmente ufficiale, 3 giorni di grande ciclismo, 13, 14 e 15 maggio 2018, il Giro d'Italia torna in Abruzzo, lo fa con la tappa di Campo Imperatore, con il giorno di riposo, che sarà un giorno di riposo particolare perché si andrà in visita istituzionale a portare tutta la solidarietà a Rigopiano, e poi la partenza da, finalmente lo possiamo Penne. Dire, Penne, Farindola, Rigopiano, Vado di Sole, e poi si va verso Gualdo. No, non si va a Vado di Sole, si scende giù a Castelli. Ah, si scende a Castelli e poi si va nel Teramano e a Gualdo Tadino, arrivo sì. Della tappa successiva. Complimenti Maurizio, perché so che hai fatto un lavoro strepitoso. Un lavoro strepitoso, sì. Diciamo che, come ho detto sempre, l'Abruzzo era stato tagliato fuori dal Giro d'Italia, poi meccanismi particolari lo hanno riportato dentro. Ho scelto Campo Imperatore perché mi è stato chiesto un arrivo importante, non perché le altre località di montagna non lo fossero, ma per un discorso di durezza e di impegno per i corridori ho scelto Campo Imperatore. Veramente avevo pensato anche a Passo San Leonardo, però alla fine Campo Imperatore dà un tocco magistrale all'arrivo in Abruzzo. E allora questa intanto è la tappa di Campo Imperatore, la tappa che partirà da Pesco Sannita, quindi vicino Benevento, per arrivare ai 2000, qui dice 2135, ma in realtà è 2200 metri dell'albergo di Campo Imperatore, che noi abbiamo già visto con la nostra trasmissione Strade d'Abruzzo nel mese di giugno con Mattia Marcelli, e poi vi proporremo le immagini, e poi si ripartirà da Penna, eccola qui la tappa, subito con la salita di Rigopiano e poi una frazione molto ondulata che porterà i corridori a Gualdo Tadino. Questa è una La tappa più lunga del Giro d'Italia. Tappa più lunga, 2.36?
2.39, quindi al limite USAI di regolamenti. Sì. Al limite delle... Poi ti vergogni a far vedere come hai fatto la ricognizione a Santo Stefano e a Rigopiano, no? No, no, assolutamente. Assolutamente, non facevi fatica, no? Beh, un po' sì. Un po' sì, perfetto. Allora, cominciamo ora. Abbiamo fatto il nostro primo giro con gli ospiti. Primo argomento il Pescara, che commenteremo con Marco Pomante e anche con Leandro Diz, perché è un tifoso del Pescara. Leandro comunque segue, lo vedo spesso allo stadio Adriatico. Quindi andiamo con ordine. Risultati dell'ultimo turno del campionato di Serie B: Avellino Carpi 1-1, Brescia Salernitana 2-0, Cremonese Spezia 1-0, Entella Bari 3-1, Foggia Cittadella 1-3, Frosinone Cesena 3-3, Novara Empoli 1-1, Palermo Venezia 0-0, Parma Pro Vercelli 3-0, Pescara Ternana 3-3, il posticipo di domani sarà tra Perugia e Ascoli. Dopo 17 giornate in classifica al comando Parma, Bari e Palermo con 29 punti, guardate che equilibrio, Cittadella e Frosinone seguono con 27, Empoli, Cremonese, Venezia 26, Carpi 24, Salernitana, Novara 22 punti, Brescia e Pescara 21, Entella, Spezia, Avellino 20, Perugia 19, Cesena 18, con il Foggia, Ternana, Provercelli 17. Chiude l'Ascoli con 14 punti, flash Marco, commenta questa classifica. Ma per il Pescara non bella, però c'è anche da dire che è un campionato molto equilibrato, perché sai, Pescara con due vittorie di fila si potrebbe ritrovare tranquillamente in zona playoff. È anche vero che si trova a due punti dalla zona playout, però ha tutte le carte in regola per risalire. Allora andiamoci a vedere questo rocambolesco 3-3 che ha fatto arrabbiare molto il presidente Daniele Sebastiani. Prima il servizio di Massimo Profeta e poi le parole del presidente della formazione biancazzurra. Ascoltiamo Massimo Profeta. Tutto in 90 minuti, tutto è il contrario di tutto. Primo tempo a dir poco convincente, ripresa disastrosa. Quarta rimonta subita, ribaltone Ternana, ma Valzania, prima doppietta in carriera, evita il naufragio e sottolinea. Alla minima occasione comunque dell'avversario, noi abbiamo dei blackout che ci costano le partite. In questo momento non ci siamo magari con la testa e facciamo fatica a far tutto a livello sia, secondo me, mentale, parte il tutto, e si è visto, stiamo mutando via una partita. Insomma, chi ci capisce è bravo. Una metamorfosi inspiegabile, squadra a due facce, tuttora indecifrabile. Di certo, e lo diciamo da un po', carente sul piano della personalità e soprattutto con limiti evidenti a centrocampo. La lettura di Zeman. Io penso che il primo tempo abbiamo fatto bene, a parte due gol abbiamo creato altre occasioni. Poi secondo tempo, come sempre, perché ci succede per la quarta volta, diventiamo più passivi e lasciamo iniziativa all'avversario. E giustamente aspettando, prima o dopo ti puniscono. E sono tre gol evitabili, nel senso tutti sono evitabili, però con attenzione non ci si arrivava, e se eravamo più su, visto che loro hanno cominciato a giocare dal basso e noi invece andarli a cercare su li abbiamo aspettati giù. Tante le novità in difesa, insieme Zampano e Crescenzi, prima panchina per Mazzotta, centrocampo Valzania, davanti Benalì con Mancuso e Pettinari. Per contro Pocchesci squalificato al suo posto, il vice Coraggio conferma sistema di gioco e attori del derby pareggiato col Perugia 3-5-1-1, Tiscione e Carretta sulle fasce, l'ex Paolucci regista, Varone difende i mezze ali, Tremolada nella terra di nessuno a ridosso di Montalto, ma dopo 12 minuti difende K.O. al suo posto fa Valli, difesa 4, si comincia così, Tremolada ispira Carretta che scatta alle spalle di Zappano e mette in mezzo, attento Fiorillo. Quindi i biancazzurri prima sprecano con Mancuso che a porta spalancata centra in pieno Plizzari, giovane portiere classe 2000 in prestito dal Milan, poi sbloccano il punteggio, splendida la giocata di Pettinari, Valzania rimorchio, sinistro chirurgico, palo rete con dedica bella e spontanea allo sfortunato Andrea Palazzi. Il Pescara insiste allo scadere, scambio Mancuso-Zampano, invito perfetto, testa di Pettinari, rete dell'ex, undicesimo sigillo stagionale, 2-0 Pescara, match in totale controllo, sembra fatta ma così non è, ripresa, avvio shock, Tremolada dentro per Carretta, Crescenzi e soprattutto Brugman tagliati fuori, assist per Montalto che appoggia a porta vuota, settimo gol stagionale per l'ex Juve Stabia e Trapani, dunque 2-1, versante opposto su punizione, Brugman
Ryan timbra la parte superiore della traversa. Capone rileva lo spento Mancuso, dirottato a destra Benalì che al decimo si eclissa in copertura. Incursione di Favalli, Carraro fa quel che può, Tremolada si coordina, per Rotta ci mette la mano. Secondo giallo Pescara in 10 e calcio di rigore per gli ospiti. Batte Tremolada, Fiorillo respinge, tapin dello stesso fantasista. Biancazzurro mancato estate 2016, 2-2. Zeman non inserisce Lisalde ma arretra Carraro, in mezzo al campo soltanto due centrocampisti, Brugman e Valzania. Non sembra una scelta illuminata. Vabbè, perché non volevo giocare a tre, visto che loro erano sta 3+1, quindi mi serviva 4. Io avevo pronto Elizalde per farlo entrare, ma ho visto che non c'era bisogno. Nel frattempo tentativo di Capone, Plizzari non si fa sorprendere. Trentesimo, cross dell'ex Paolucci, Montalto vince il duello aereo con Fornaser, Carraro precede Carretta, pallone vagante, Crescenzi in ritardo su Valiant che col mancino infila Fiorillo. Ribaltone, il gelo sull'Adriatico, passa un solo minuto, già ammonito Signorini, commette fallo su Benalì, secondo giallo anche la Ternana in 10. Il Pescara ha comunque il merito di non mollare. Minuto 91, da Pettinari, ancora un'ottima partita a Balzania che esplode il tracciante, prodezza balistica 3-3, doppietta, la prima in carriera per il 21enne centrocampista dell'Atalanta che di fatto evita il naufragio. E allora, queste le immagini, Marco Pomante, che idea ti sei fatto della partita? Cosa non va in casa Pescara? È normale, non va quello che abbiamo detto prima, una squadra che vince 2-0... non può rischiare di perdere una partita 3-2. Poi fortunatamente Valzania ha fatto un eurogol e la partita è stata pareggiata, però sai, sei il classico difensore che vorrebbero avere tutti gli allenatori, esperto, sì. Guidi la linea, magari non hai il piede di Bonucci, però comunque hai l'esperienza per potermi dire perché questi 10 minuti del secondo tempo. Secondo me è una questione mentale, perché una volta che prendono il 2-1 poi lì scatta la paura, perché come abbiamo detto prima è la quarta partita che il Pescara si fa recuperare. E quando mentalmente non ci stai, Poletto, pure Valzania, che loro mentalmente stanno un po' in difficoltà, è dura perché queste partite ti fanno male, e soprattutto una squadra Pescara che è una squadra giovane, e non ti aiutano. Cosa ne pensa Leandro Dizze, che ieri era la partita? Aleandro. Ma fondamentalmente quello che si è visto, penso l'aveva visto chiunque, come diceva Pomante, cioè un discorso meramente di approccio mentale al secondo tempo, cioè tu vinci 2-0 il primo tempo, ne esci al secondo e in 10 minuti prendi 2 gol. I giocatori si guardavano tra di loro che non sapevano nemmeno chi prendeva chi, cioè, quando passa da questo versante è difficile fare un commento da fuori, perché se fossero aspetti tecnici, come per esempio si vedeva l'anno scorso, che affrontavano squadre che le superavano nettamente, si passava da quel versante l'argomento. Invece adesso, per quello che ho visto ieri, tolta quella mezz'ora di blackout, il Pescara ha giocato bene e comunque va detto pure che hanno avuto la forza di cercare e trovare il pareggio negli ultimi 10 minuti. Maurizio, non eri convinto delle parole di Zeman? No, lui ha affermato che la quarta partita che succedono queste cose, in giurisprudenza 3 indizi fanno una prova. A questo punto lui deve capire perché avvengono certe cose. Cosa che ha fatto arrabbiare molto il tuo amico Daniele Sebastiani, sì, presidente del Pescara, che noi ci andiamo ad ascoltare in questa intervista che ci ha rilasciato in esclusiva e poi la commentiamo in studio prima di aprire l'ampia pagina dedicata all'Atletica Leggera. Con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, a cui chiediamo subito quanto è arrabbiato per il secondo tempo, poi chiediamo quanto era contento per il primo. Ma scusatemi intanto perché ho poca voce, perché veramente rischiare di perdere partite come questa veramente è da mai dire gol. Io penso che abbiamo fatto ancora una volta tutto da soli, perché primo tempo penso non ci sia stata partita, ma anche nel secondo, quando eravamo in 10, si doveva rischiare veramente poco e niente. Devo dire che il secondo con loro è viziato dal fallo su Fornasiese, rivedete l'azione, l'arbitro addirittura alza la mano per chiamare il fallo, poi quando segna va verso il centrocampo. Però al di là di quello, che non conta nulla,
L'unica cosa da salvare è che ci hanno creduto fino alla fine, hanno rimesso in piedi una partita che veramente perderla era da prenderli a schiaffi tutti e 11 in campo. Quindi diciamo che continua la linea che aveva detto ieri in conferenza, diciamo che il messaggio è forte per i giocatori, Zeman è sempre più solido. Ma il messaggio è forte per tutti, perché non si può rientrare in campo in quella maniera e giocare una partita senza sangue, non esiste. Se qualcuno non ha voglia di giocare lo può dire e si fa da parte, ce ne abbiamo tanti giocatori. Anche perché dovete sfoltire, siete 31? Sì, ma a parte sfoltire o non sfoltire, cioè noi... Vedete, l'amarezza è che uno lavora dalla mattina alla sera per cercare di creare qualcosa, poi nella realtà ti scontri contro delle situazioni che non hanno senso. La vediamo forse per la prima volta un po' demoralizzato, Presidente? No, demoralizzato mai, ripeto, senza voce, perché magari sennò strillerei un po' di più, ma sicuramente amareggiato oggi, perché non si può pareggiare una partita, ripeto. Abbiamo messo nella condizione la Ternana di recriminare per il pareggio, è una cosa che non ci si può credere. Quei primi 10 minuti del secondo tempo imporranno qualche provvedimento? Ma non si tratta di prendere provvedimenti, si tratta di essere attenti, perché non è che se tu la partita dura un tempo e poi dopo vai a casa. Sono rientrati in campo sapendo che dovevano tenere alta la tensione e 10 minuti abbiamo preso 2 gol. Ma con chi ce l'ha di preciso dei giocatori? Tutti? Ma in generale non è una questione che quando si prendono gol non è che è colpa della difesa, se il giocatore arriva con la palla da solo e fa quello che vuole la colpa è di tutti. L'ultima, Presidente, chiuso per il appoggio? Cioè, qualcuno mi guarda qua. Abbiamo oggi firmato e quindi poi avremo modo di approfondire gli aspetti, però abbiamo chiuso per il Poggio e quindi il Poggio entra a far parte della famiglia del Pescara, però questo è un qualcosa che interessa poca gente, perché non interessa se la società fa qualcosa di buono, interessano solo i risultati e quindi io sono amareggiato per il risultato. Grazie. Chi la vuole commentare questa intervista durissima? Vuoi cominciare tu, Maurizio? È sempre sincero e onesto, Daniele, su tutte le cose. Ha detto la verità. Lui era amareggiato, ma è anche un pochino, fra virgolette, deluso, perché la faccia era quella tesa, quella giusta, dopo una partita che ha rischiato di perdere. Se quel tiro non fosse entrato, la partita sarebbe andata knockout e per il Pescara sarebbe stata una... tra virgolette una tragedia sportiva. Pareggiare già è stato un punto a favore. Aleandro, parla da giocatore, se un presidente tuo avesse detto quelle cose? Beh, sarei tranquillo, perché c'è stata solo una frase un pochettino Vabbè, forte. Tu sei grande, quindi schiaffi non ti avrebbero fatto paura. Però sai, non è, diciamo, lo schiaffo in sé, è il concetto che ti porti a casa di come sei stato visto. Però ripeto quello che dicevo prima, cioè, sono aspetti secondo me più di tipo di attenzione e tensione che c'è nel gioco, non sono di carattere tecnico come magari si vedeva l'anno scorso, che Pescara veniva superato per un discorso di qualità, di caratura dei singoli e della squadra nell'insieme. Comunque per una partita per come è andata, che il Pescara ha meritato di vincere, che l'hanno buttata con 20 minuti di disattenzione, perché se vogliamo dai 90 minuti, tolto quella parte iniziale del secondo tempo, hanno giocato la partita e l'hanno fatta. Certo. E come ho detto anche prima, il merito va anche dato che non, diciamo, negli ultimi 10 minuti hanno trovato la forza e il coraggio di mettercela tutta e trovare il pareggio. Questo per quanto riguarda il commento di Aleandro. Ultimo flash sul Pescara di Marco Pomante. Marco, mi commenti da giocatore quello che ha detto il presidente Sebastiani? Normale che sono delle parole forti, però conoscendo il presidente Sebastiani, prima di andarle a dire in sala stampa sicuramente avrà fatto di peggio dentro gli spogliatoi. Ci sta, perché è un presidente che per Pescara fa tanto e sinceramente a Pescara viene molto criticato. È normale che poi, quando abbiamo detto prima, vai in vantaggio 2 gol e rischi di perdere la partita per l'ennesima volta, è normale che ci sta pure che si arrabbia, che è anche giusto.
E noi siamo pronti. Posso dire una cosa? Il Pescara forse è la squadra più giovane della Serie B, con tutti, e di conseguenza va dato atto anche alla gioventù, che molte volte può avere un rilasso mentale. Tu sei stato un giocatore affermato. Ma uno che guarda, io per esempio, io non ho visto la partita, vedo il risultato Pescara Ternana 3-3. Uno pensa, sa, la classica squadra di Zeman. Però se vai a vedere i gol che ha subito il Pescara, non è che ha subito i gol per ripartenze, ha subito i gol, se vedi le immagini, sempre in superiorità numerica. Pescara erano 7-8 giocatori dentro l'area di rigore, della Ternana c'erano 3. Lì è una questione mentale. Poi è normale che una squadra come Pescara giovane, una volta che prende 2-1, poi lì la palla incomincia a scottare, poi Pescara non è neanche una piazza facile. Volevo commentare un attimo le parole del presidente, che mi sono sembrate molto vere, e un plauso al presidente che ha detto quello che pensava, quindi questa è una cosa secondo me molto molto positiva. Ma poi io credo che questo sia anche frutto del fatto che il Pescara non è la prima partita che pareggia e che viene recuperato dopo aver fatto molto bene, quindi è chiaro che il presidente era amareggiato e ha fatto vedere tutta la sua amarezza, l'ha fatta sentire la sua amarezza, e quello schiaffo secondo me è più uno schiaffo metaforico, cioè nel senso che una squadra giovane, di ragazzi giovani che riescono a costruire con un bel primo tempo, ma anche nelle altre partite, quello della Salernitana, cioè il Pescara ha fatto vedere veramente del bel gioco, ha fatto vedere che può competere con chiunque. E poi dopo la terza, la quarta delusione, è chiaro che il presidente dice: ragazzi, datevi una svegliata, perché forse è meglio portarle a casa queste partite, non rischiare addirittura di perderle. E insomma, questi sono i commenti dei nostri ospiti studio. Ora noi apriamo, prima di tornare al campionato di Serie D, l'ampia pagina dedicata ad atletica leggera e al volley con le nostre medaglie in studio. E vado subito da Enrica. Allora, Enrica, noi abbiamo. Posso Enrica, Maria Enrica, come preferisci? Enrica? Enrica? Sì, quindi abbiamo un nome simile, perfetto. Io direi subito di ripartire da quel giorno di Amsterdam, no? Della medaglia della 4x400, che dal punto di vista dei successi, delle medaglie, è il giorno più bello della tua carriera. Poi c'è l'Olimpiade di Rio, che ha dato ancor più importanza a una carriera fantastica. Vai, partiamo dalle batterie di quel giorno. Ok. Vai, raccontaci. Sapere. Dimmi che cosa volete sapere. Raccontaci tutte quelle giornate di Amsterdam e poi andiamo a vedere anche la gara con le immagini Rai, le andiamo a commentare tecnicamente. Diciamo che la batteria è stata un po' un punto di domanda, perché fino alla fine non sapevamo chi veniva schierato, perché non siamo quattro contate a correre, siamo un gruppo di sei, anche otto ragazze, e diciamo quasi fino all'ultimo la formazione non viene svelata. E la mattina ci hanno detto chi avrebbe corso e niente, siamo state lì e sapevamo che per entrare in finale ci voleva un tempo e ci siamo riuscite a qualificarci. E il giorno dopo sapevamo che invece per andare al podio ci voleva un bel 3,26. Sorride prof Mazzaufo. Invece, non era semplicissimo, è una vera cosa scontata. Assolutamente no. Anche perché... Vediamola alla finale, così ce la commenta Enrica. Vai Enrica, eccoci. Anche perché l'anno di Barcellona con 3,25,77, che era il record italiano, siamo arrivate quarte. E quindi ogni volta che sembra facile invece è sempre più complicato, e Amsterdam è stata veramente una sorpresa. E abbiamo fatto 3,27, adesso non mi ricordo neanche, però abbiamo lottato veramente dall'inizio alla fine, tutte quante, nessuna si è tirata indietro, anche la stessa Libania ha corso veramente fino alla fine, che di solito per lei è sempre un po' più complicato, veniva comunque da tre turni di gare, quindi... No, siamo state veramente brave, questo lo posso dire. Le immagini Rai, lo ricordiamo, della finale della 4x400. Tu Enrica eri in seconda frazione, quindi sì. Qui siamo alla frazione di lancio. Prof, commentacelo tu questo lancio. Ma non è una questione di lancio, qui è una questione che siccome si corre in corsia, come si vede, è chiaro che i punti di riferimento sono un pochino, fra virgolette, non precisi, soprattutto anche per gli atleti, perché adesso vedrete che i cambi appunto avvengono in corsia. E quindi è fondamentale però riuscire a lanciare la compagna in una posizione ideale. Poi lei, attenzione, glielo posso dire perché la conosco da tanto di tempo, è una cagnaccia, è una che ti morde le caviglie e te le senti che te le morde, quindi lei ha fatto pure qui, ha fatto una bellissima frazione, però vedete qui poi si continua a correre in curva e poi si rientra, e lì può succedere di tutto. Adesso vedrete come si lotterà per cercare di prendere le posizioni migliori. Questa è terza posizione, no Enrica? Sì, adesso quarta. Guardate quando si rientra, no? Adesso da lì si rientra e lì ragazzi... quelli che stanno davanti continuano con uno sforzo importante perché vogliono mantenere la posizione,
Lei si mette subito in scia. Sì, infatti la cosa importante quando secondo me si corre una staffetta è più riesci a stare attaccata al treno e più le cose vengono facili, cioè facili nel senso comunque devi sempre imperniarti, però è molto più semplice che correre magari con un distacco dove devi rincorrere, là cioè, le energie magari non riesci a distribuirle bene, invece comunque stando così in gruppo è più semplice. E questo è il cambio tuo che hai cambiato praticamente quasi in prima posizione, hai fatto una grande frazione, possiamo rientrare in studio, abbiamo visto queste immagini Rai, quindi possiamo rientrare in studio e a posto Dino, possiamo tornare. Io direi ragazzi di fare un grande applauso a Enrica per la staffetta che abbiamo per il cambio che abbiamo visto. Enrica, poi la medaglia di bronzo è arrivata ed è stato un valore aggiunto importante per la spedizione azzurra in quel campionato europeo. Cosa hai provato sul podio? Wow, un'emozione unica, ma già da in pista con la bandiera, cioè veramente qualcosa di spiegabile. Abbiamo un po' di foto tue di alcuni momenti importanti della tua carriera. Io non stavo nella pelle in realtà, perché poi è stato un anno difficilissimo per me, venivo da 3 infortuni e quindi non credevo di arrivare ad Amsterdam come non credevo di arrivare a Rio, e invece poi la medaglia ti cambia, ti fa capire che puoi lottare con le altre, perché ogni volta quando sei lì pensi che gli altri sono molto più superiori rispetto a te, invece hai una consapevolezza maggiore, ecco, sai che comunque sei lì e puoi giocartela con il resto del mondo. Questa invece? Qua abbiamo assaporato la medaglia. È bellissimo, ricordo veramente con piacere queste giornate. Nonostante comunque per arrivare non è stato semplice, no, bellissimo. E poi abbiamo anche l'emozione di Rio, di cui parleremo dopo, Enrica, ovvero l'Olimpiade del 2016. Questo intanto è il cambio di frazione, il momento proprio che va a immortalare quando passi il testimone alla tua compagna. C'è già qualcuno, Umberto, che vuole fare un po' di domande? Vogliamo cominciare subito? Chi è che vuole fare qualche domanda a Enrica? Tanto se ti vuoi presentare così. Aspetta, scusami, ti interrompo, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria prima e poi la tua prima domanda a Maria Enrica, restate con noi. Eccoci, siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria, siamo pronti con un po' di domande per Enrica, ciao, eccoci. Buonasera, il mio nome è Lorenzo Spoglia e sono un velocista della Tetis Chieti e volevo chiederle come è riuscita a... Volevo chiederti come sei riuscita a gestire i periodi di infortuni e nonostante ciò a ottenere una medaglia di bronzo. Ci vuole molta costanza e soprattutto quando hai un obiettivo non devi mollarlo. Io quell'anno avevo l'obiettivo in testa che erano le Olimpiadi di Rio, ero lì e volevo andarci a tutti i costi e mi sono infortunata una volta e ho detto ok, va bene, adesso con calma, facendomi aiutare comunque dai fisioterapisti, mi sono rimessa su e ho continuato a lavorare a testa bassa, così come è successo il secondo infortunio, la stessa cosa. Il terzo, devo essere sincera, è stato il più duro, nel senso che al terzo volevo un po' mollare. Che è successo? Però, per chi non lo sa? No, ho avuto degli stiramenti muscolari, però comunque ci vuole sempre del tempo per recuperare. Però non ho mollato perché quell'obiettivo lo volevo, cioè avevo lavorato tutto l'anno solo per quello e quindi me lo sono andata a prendere. E un'ultima domanda, secondo te qual è l'elemento più importante per un velocista? Parli a livello di allenamento oppure a livello... Anche a livello psicologico. Beh, io credo che la testa sia quasi tutto nello sport, nel senso puoi essere anche un atleta molto dotato, avere delle qualità fisiche supreme, però se poi la tua testa non è... altrettanto la vedo dura, quindi penso che la testa sia il 90% della prestazione. Qualcun altro che ha un'altra domanda per Enrica? Io so che c'è un ragazzo che fa il decathlon ed è molto forte nei 400 metri, chi è? Prego, ecco. Intanto che personale hai tu sui 400? Io ho 53. Enrica? 52,50. Ehi, possiamo subito fare questa sfida in diretta. Hai da recuperare 50 centesimi. Sì. Mi raccomando, prego. Intanto come ti chiami? Mattia Zuccarini. Volevo chiedere, qual è l'emozione che si prova a entrare nello stadio sapendo di che si sta per partecipare alle Olimpiadi?
Allora, io devo essere sincera, la prima Olimpiade è stata Londra 2012 e lì è stata un'emozione enorme. Sono entrata in pista, non avevo fiato, ho detto adesso devo fare 400 metri, non so come fare. Però è bellissimo, hai una carica immensa, poi lo stadio era pieno e la gente, cioè le persone, il pubblico ti dà una carica bellissima. Le Olimpiadi sono veramente l'apice di ogni atleta e io quel giorno lì ero felicissima di starci e ho lottato, cioè sono entrata in pista e ho detto devo fare quello che faccio tutti i giorni, anche se l'emozione ovviamente è maggiore. E allora dopo torneremo con voi, conosceremo il presidente, conosceremo Umberto da vicino che ci presenterà un po' tutti i vostri progetti nell'atletica abruzzese anche con il prof Claudio Mazzaufo. Maurizio, che personale ha sui 400 metri? Tre ore. Quindi 53 netti, 52-50. Che dici Marco? La sfida si potrebbe anche iniziare a fare. Tu quanto hai quando fate le ripetute? Tre giorni. Va bene. Che idea ti sei fatto sull'atletica, Maurizio? So che hai qualcosa da chiedere a Claudio Mazzaufo. No, allora, non è che mi sono fatto un'idea dell'atletica. Stavate discutendo animatamente in pausa un'idea pubblicitaria. Dello sport in generale. Io, come si vede pure dalla mia capigliatura, ho qualche anno fatto sport, tanto sport. In bici vai piano però. In bici vado piano, mi sono anche, come hai detto, mi sono dedicato senza allenamento, ho fatto anche una maratona di New York con un tempo discreto, 4:40 senza allenamento. 4:40? Sì. Beh, non lo dire però. Beh, per uno che non fa atletica, allora il problema... Microfono Umberto, chi ce l'ha il microfono? No, già averci provato è tanto insomma. A New York? Cioè che essere comunque arrivato a una maratona... Non è una cosa, non è senza una aver mai corso, professore. Cosa volevi dire al prof? Che no, riflessione volevo dire che fare? all'epoca di chi è presente, la scuola era uno dei punti fondamentali per far sì che i ragazzi praticassero lo sport. I famosi giochi della gioventù hanno tirato fuori tantissimi ragazzi. Oggi la scuola, e mi dispiace, non prepara più i ragazzi ad avvicinarsi allo sport. Io vedo spesso Nicola sulla salita di San Martino che porta i suoi ragazzi a fare allenamento su quella strada, è uno dei pochi che io riesco a vedere ancora impegnato in questo senso nell'ambito scolastico. La scuola purtroppo senza palestre, senza un problema di orario di ma quindi al prof che al professor, dire? Al prof voglio dire che se tutto questo problema che parte dalla scuola si riflette anche un attimo nel discorso diciamo professionale, professionistico, perché se noi partiamo un po' indietro, noi eravamo fortissimi nel mezzofondo, nel fondo, con avevamo May, Panetta, Lambruschini, Cova che ha vinto Antibo che ha vinto la tripletta mondiale, olimpiadi europei, insomma avevamo una nella moratona avevamo Baldini, abbiamo avuto Bordin che ha vinto Bordin, abbiamo avuto Pizzolato, abbiamo avuto Poli. Insomma, abbiamo avuto tantissimi personaggi che hanno un attimo creato una protezione all'atletica. Oggi purtroppo non è così, l'ultima esibizione estiva non è stato un gran prof, greco. Che succede? Niente, che succede? Succede che fondamentalmente seguiamo, allora, quello che ha detto lui sulla scuola, io sono un insegnante da 41 anni, i miei ragazzi, qui ce n'è uno che ho preso che aveva 11 anni e poi ha vinto qualche titolo giovanile per adesso. Oggettivamente ha ragione, noi siamo a livello europeo, credo anche a livello mondiale, una delle poche nazioni, fra virgolette, noi siamo nel G8, però non abbiamo una strutturazione ben precisa per l'attività motoria nella scuola elementare, per esempio. Le maestre, molte maestre fanno ancora fatica a capire, o il sistema fa ancora fatica a capire quanto possa essere importante l'attività motoria nella scuola primaria. E teniamo conto che quando facevamo noi la scuola elementare, proprio l'educazione fisica nella scuola elementare non esisteva. Quando andava bene si faceva rubabandiera. E anche l'attività motoria, l'educazione fisica che si fa nelle scuole diciamo secondarie di primo grado, le vecchie scuole medie oppure le scuole superiori, fondamentalmente non è un'attività che avvia allo sport, è più un'attività motoria che avvia al wellness, al benessere. Se poi ci mettiamo che le generazioni, attenzione, ma non è una loro colpa, la colpa è dei loro genitori per certi versi, sì, perché oggi come oggi c'è un benessere incredibile e le grandi prestazioni le portano le grandi motivazioni.
Quindi qui abbiamo un atleta che sa che cosa vuol dire essere motivata per fare grandi risultati. Lei non ha un fisico eccezionale, però ha una testa eccezionale. No, aspetta, Enrica, rispondi. Poi, al prof, come non ha un fisico eccezionale? No, un fisico eccezionale, io parlo per l'atletica leggera. Se lei avesse una struttura con la testa che ha e con le capacità che ha di 1,80 m, lei correrebbe ad altissimi livelli, ma riesce a ottenere grandissimi risultati perché ha grandissime potenzialità e capacità. Adesso Mennea è stato l'esempio. È bravissimo, Mennea è l'esempio, e questo viene dalla testa. Oggi come oggi. Il tuo Andrew Au, che potenzialità? Il mio Andrew Au ha vinto. Lo so. Fiona May ha vinto. Ma me lo ricordo, Osaka io. Martinez ha vinto. Fabrizio Donata ha vinto. Cioè, noi nel settore salti, Gibbo Tamberi ha vinto. Antonietta Di Martino ha vinto. Attenzione, parliamo di Olimpiadi, di Mondiali e di Europei. Quindi noi abbiamo un settore che fondamentalmente, che però è l'atletica, sta dando, fra virgolette, dei frutti ed ha una scuola che portiamo avanti. Noi abbiamo un ragazzetto di 17 anni e 10 mesi che ha saltato 16,87 di triplo, è arrivato secondo agli Europei. 16,87 di triplo per un 17enne era il minimo per i campionati mondiali assoluti di Londra. Cioè, lui non è andato per una scelta sua, che ha fatto anche bene, perché poi, apro una parentesi e la chiudo subito, se avesse fatto un risultato meno che mediocre lo avrebbero già attaccato sui giornali dicendo che poi si lavora su questo. Cioè, la partita di calcio si vince, si perde, si pareggia. In atletica leggera perdi due gare, sei un atleta evoluto, sei finito, ti distruggono. E queste cose agiscono sul cervello, quindi hanno tutto a disposizione. Non hanno nulla da chiedere, perché tanto c'hanno l'iPad, il telefonino, c'hanno tutto quello che vogliono, o trovano interiormente delle motivazioni che viene proprio da dentro, o altrimenti chi glielo fa fare stare 4 ore, 6 ore al giorno sul campo ad allenarsi? Alejandro. Mi allaccio a quello che dice il prof, sia per quanto ha detto dei genitori, sia per quanto ha detto del sacrificio che ci vuole per arrivare a avere delle prestazioni importanti a livello internazionale. Sarà un discorso generazionale per quanto riguarda l'immediatezza del risultato. Cioè, io ho fatto pallavolo, che è uno sport tecnico, io ho fatto delle ore e ore e ore di palleggio contro il muro, di spostamenti senza palla. Cioè, tu metti un ragazzino di 10, 12, 14 anni a fare quello, il giorno dopo ti riporta la borsa. E quindi sarà anche quel socialismo che c'è nelle società. Parlo dei giovani, ovviamente, no? Che tutti hanno diritto a giocare, allora io pago, devo giocare. Cioè, negli sport di squadra funziona così, con maggior o minor intensità, ma funziona così, senza, certo, arrivare a quel. Quindi si perde un po', cioè lo sport è meritocratico al massimo, invece la società di oggi vuole portare tutti sullo stesso livello, io pago, devo giocare. Quanto c'è di, quanti sacrifici ci sono per arrivare a giocare quelle partite, Ale? Ore e ore di palleggio contro il muro. Sì, allora io ti dico, noi siamo arrivati a fare questo risultato, eravamo un gruppo, il nocciolo, 8-9 giocatori, erano 7-8 anni che stavamo dietro a questo risultato. E al di là che ci allenavamo 5-6 ore al giorno, andavamo in giro per il mondo a giocare, a allenarci, a prepararci, per metterla un po' nei termini loro dell'atletica, stavamo sempre lì a 2 secondi sotto, -1, -1,40, però sentivamo che ce la potevamo fare. Cioè, noi non avevamo un centro federale di allenamento, ci allenavamo nelle palestre, bisognava aspettare nell'ISEF che finisse la lezione, finiva la lezione, mettevamo i pali della rete, mettevamo la rete. A noi non ci fregava niente che le altre squadre avevano staff di allenatori, medici. Questo è il punto della medaglia. Video, man, non ce ne fregava niente, perché noi volevamo il risultato. Però, cioè, queste cose, quando le vivi da dentro, sai che cosa significa, sai che cosa sono. Oggi i ragazzi vogliono tutto subito, sarà che con la questione dei telefonini, non lo so che cos'è, ma nello sport non è così, che tu vai in palestra, ti ripeto, io parlo del mio sport, io alle mie figlie glielo dico, gli ho detto, quando tu vedi una partita di Serie A, non è che vedi quelle prestazioni e quella ragazza l'ha imparato settimana scorsa. Ha messo piedi in palestra che non sapeva fare un palleggio, come abbiamo fatto tutti. Quindi, se tu nell'arco di X anni riesci a fare molte cose fatte bene sempre, vuol dire che hai fatto ore e ore e ore e alla fine ce l'hai fatta. Non è che diventi un campione in 10 minuti, in un anno o in due.
Ma sì. Quello che manca oggi è lo spirito di sacrificio. Sì, sacrificio e mettersi alla prova. Non lo vuole fare più nessuno. Alla prima problematica mentale o fisica, le persone subito. Ti faccio un esempio. Vedi una cosa, guarda Maurizio, qui c'è Marco Pomante che è il capitano del Pineto. Marco, la possiamo dire l'età tua, no? Non è un problema. Sei giovanissimo, quindi 34. Marco Pomante sono 12-15 anni che per me è uno dei migliori difensori che c'è in Abruzzo e non solo. Quest'anno è ancora il miglior difensore che c'è nel campionato. Questo che significa, Marco? Significa che oggi si fa fatica a trovare nuove generazioni per il motivo che dicevano loro. Io sono perfettamente d'accordo. Ma è così. Io parlo per il mio sport. Adesso i ragazzi di 20 anni, 19 anni giocano perché o perché la squadra di appartenenza li manda in prestito e paga la valorizzazione, quindi la squadra che li prende non vede l'ora di prendere, non perché è forte. Mica chiede quanto è forte, che ruolo ha, quanto mi dai di valorizzazione. La Lega fa le regole in Serie C che più giovani fai giocare e più soldi do di contributi. Certo. Io quando avevo 20 anni io giocavo perché, quando giocavo perché ero bravo, perché il Pescara era la mia società appartenenza, ritenevo opportuno farmi giocare. Adesso per esempio quando uno parla di sacrifici, io andavo al campo, iniziavo l'allenamento alle 3, andavo al campo prima, io insieme agli altri miei amici andavo al campo alle 2. Adesso essenzialmente alle 3 i ragazzi alle 3 meno un quarto stanno su Facebook, esce l'allenamento alle 4, alle 4 e 5 già stanno in macchina e se ne vanno. Uno diceva il muro, io mi allenavo all'antistadio a Pescara, cioè Teo Di Masci faceva fare allenamento 2:30, ci faceva fare dalle 2 fino alle 2:30 muro. Adesso se un ragazzino di 20 anni gli dici guarda finalmente fai il muro che è migliore, ti si mette a ridere. È così, non c'è più sacrificio. Presidente, buonasera. Allora, mi presento, sono Nicola Piro, io ho la triplice veste perché insegno nella scuola superiore qua a Chieti, sono tecnico e nello stesso tempo ho una società giovanile di atletica leggera qua a Chieti. Allora, il problema dell'atletica italiana, da quello che l'ho vissuta io in prima persona, è portare i talenti all'eccellenza e alle categorie superiori. Ne sa qualcosa la Spacca, che venendo dalla provincia ci può raccontare quali sono le difficoltà. Noi abbiamo qui a Chieti difficoltà strutturali e soprattutto di gestione poi del talento, perché il talento deve essere anche tutelato dalle strutture che sono quelle federali, dagli organi presenti territoriali e sostenuto anche dalle scuole. È vero che i ragazzi nelle nuove generazioni hanno diciamo delle qualità motorie meno prestative, ma è anche perché, mi allaccio al professor Mazzaufo, nelle scuole primarie dove si modella poi quello che è la base motoria del ragazzo, si trova difficoltà. Mi dai uno spunto per chiedere a Maria Enrica se ci racconta, facciamo un salto indietro, lì siamo andati nel 1988 con Alejandro Dizze, con te chiaramente non il 1988, ma Maria Enrica Spacca che inizia la sua attività con l'atletica leggera. Raccontaci i tuoi primi passi e poi come hai fatto a diventare Maria Enrica Spacca. Io ho iniziato con la scuola in realtà. Ecco, vedi, appunto. E il mio maestro delle elementari ci portava a correre in strada e quando sono andata poi a Rieti la prima volta a fare la classe più veloce, c'era Andrea Milardi che poi è colui che ha fatto l'atletica a Rieti, che è stata poi la mia prima società, mi ha detto secondo me ha delle buone qualità, vieni. Non era semplice perché mia mamma lavorava, io non avevo la macchina perché ero bambina, però con i sacrifici dei miei genitori siamo riusciti insomma a fare quello che abbiamo fatto. I sacrifici che oggi vengono sempre meno per il motivo che dicevano i nostri ospiti, io sono perfettamente d'accordo. Prima di fare il nostro salto nella pallavolo con Alejandro Diz, volevo ancora da Enrica raccontarci un po' un anno e mezzo fa cosa è successo d'estate, perché Rio 2016 è stata la tua seconda Olimpiade dopo quella di Londra. La prima Olimpiade non si scorda, un po' come il primo amore, non si scorda mai, Londra 2012. Rio 2016 eri più consapevole, nel senso non c'era più quell'emozione dell'Olimpiade e quindi che è stata? Assolutamente sì, l'ho vissuta molto meglio a livello emotivo perché come appunto dici tu
È la seconda Olimpiade, però la seconda Olimpiade è stata molto più bella della prima. Uno perché vabbè, siamo andate in finale, abbiamo fatto il record italiano e poi comunque è arrivato un sesto posto alle Olimpiadi che sembra dire una cosa così, ma in realtà è una cosa grande. Poi comunque una finale olimpica che non succedeva tipo dal 1982, certo. E quindi un'emozione fortissima. Com'è andata? Benissimo. È stato veramente bello. Poi comunque siamo entrate in campo per la finale, noi eravamo lì che volevamo la medaglia, però ovviamente come noi la volevano anche altre 8 nazioni. Però ce la siamo giocata dall'inizio alla fine, è arrivato il sesto posto, siamo uscite dal campo che eravamo un po' amareggiate, però poi abbiamo preso comunque consapevolezza del fatto che eravamo arrivate seste in un'Olimpiade e comunque non è un risultato da buttare via. Ecco. Tokyo ti piace? Tokyo mi piace, mi fa gola. E arriviamo, sì, a Tokyo, sì. Spero di sì. 2020, spero che le mie gambe mi reggano, perché la testa c'è, bisogna solo vedere. Sei giovanissima, Enrica. Sono giovanissima. Vuol dire l'età? Sì. sì, assolutamente sì. Però 30. Sì, ho 31 anni, ma faccio atletica da un po' di anni. Poi faccio. Ci arriva. Spacca. Lei è uno dei punti fermi. Spacca medaglia con la 4. Le altre, ma lei spacca medaglia con la 4x400 alle Olimpiadi. Andrew Hau che torna a prendere la medaglia nel saltilungo, magari. A proposito, professore, ma ci può spiegare un attimo la situazione fisica e atletica di questo ragazzo oggi? Allora, oggi, bene, quando finiamo all'1:30 scriviamo un libro. 5-6 minuti. No, dai, allora, scherzo. Oggi lui si sta allenando a Castel Porziano con Fabrizio Donato. Lui è tornato, io lo dissi che se si rialenava in un certo modo poteva tornare a fare sopra 8 metri. Chiaro, ritornare ai vecchi livelli sarà difficilissimo, anche perché ha un tendine d'Achille rotto, ricostruito, e per un saltatore anche l'arto di stacco non è semplicissimo. Lui si sta allenando anche molto bene. Però fondamentalmente, secondo il mio modesto parere, lui il treno importante lo ha perso nel 2010, perché lui nel 2010 era tornato ad altissimi livelli. Ma posso fare una critica? So che tanto sei d'accordo, spero almeno. Dimmi. Non doveva fare la velocità. No, non è questione che non doveva fare la velocità. Guardate, questo è un salto dove lui ha staccato 19 centimetri prima. È la prima gara che ha rifatto dopo aver fatto l'operazione che ha tolto uno speroncino osseo al piede e praticamente aveva rifatto 8,16 e questo è un salto da 8,35. E quindi era ritornata ad altissimi livelli. Poi ha fatto a fine carriera una gara a Milano, alla notturna di Milano, ha ricorso i 200 metri in 20:30 e ha pensato, perché abbiamo parlato di questo, che lui potesse scendere sotto ai 20 sui 200. E io gli ho fatto una piccola constatazione, gli ho detto: guarda Andrew, con 8,30, cioè 17 centimetri in meno del tuo personale, prendi una medaglia in tutte le manifestazioni internazionali più importanti. La prendi di bronzo, la prendi d'argento, poi le Olimpiadi hanno vinto con 8,31 e con 8,12, nel 2012 hanno preso la medaglia di bronzo e 8,16 la medaglia d'argento. Oggi che no, scusa, non lo finisco questo ragionamento, sì, perché è importante, ma ti rubo un minuto. Quindi gli disse: caro Andrew, ma se tu scendi sotto a 20 e fai 19,95, 19,98, se ti va bene prendi la medaglia di cartone, cioè arrivi quarto o quinto, se ti va bene, altrimenti sarai uno che ha fatto una finale, un'Olimpiade o un Mondiale. Se fai 8,30... prendi medaglia da tutte le parti. E lui mi ha detto: no prof, io ci voglio provare a correre. Poi sappiamo che nel 2011 si è rotto il tendine e da lì fondamentalmente molte speranze sono naufragate. Oggi con che si prende una medaglia? Fine 2017? Si prende con quelle misure. Si prende con quelle misure. L'8,43 di Andrew, ora 8,43 oggi di Andrew, 8,47. Oggi è da ma oro. Andrew in carriera ha fatto 3 salti sopra 8,40. Oggi è da Andrew oro. Ha fatto 9 salti sopra 8,30. In carriera, gare, non salti, perché di salti ne ha fatti di più, gare. Quindi è uno che ha fatto 13 gare sopra 8,30. Oggi con 8,47 sei 40, oro. No, oro no, può darsi. Però sei medaglia sempre. Ma attenzione, mondiali e olimpiadi, non campionati europei. Mondiali e olimpiadi. Sempre. E lui faceva 8,30, 8,20, 8,15, come bere un bicchiere d'acqua. Alla staffetta cosa serve per la medaglia olimpica? Che cadano le americane. Ecco, bravo. Vabbè, ma un cambio si può sempre sbagliare, no? Magari lo so, ma nella 4x4 è più difficile. Più difficile la 4x4. Sì. Che tempo hanno? Con che tempo si vince l'oro? 3,18, 3. Voi avete? 3,25. Insomma. Sì, 7 secondi, spiega sette che secondi. Sono 50 metri. Sono un abisso. Sono tanti. Enrica che può puntare da 52,50? Io vorrei fare il personale perché
Perché è una cosa su quale lavoro ogni giorno, ecco. Ogni giorno che mi metto in pista voglio migliorarmi. Ovviamente l'età non aiuta, però io ci provo. E noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. So che c'è un'altra domanda per Enrica. Volevo chiederti, nella tua carriera hai mai avuto momenti in cui ti sei trovata in difficoltà, magari hai pensato di mollare, e come sei riuscita a superarli? Allora, mi è capitato assolutamente sì, anche l'anno proprio delle Olimpiadi, quando ho avuto il terzo infortunio, perché comunque fai tanti sacrifici e quindi vorresti sempre che tutte le cose vanno bene, però ci sono anche quelli. E la determinazione e la voglia di arrivare all'obiettivo. Io mi fisso sempre un obiettivo ogni anno e cerco di raggiungerlo. O almeno ci provo comunque, e poi se non arriva, però ho fatto del tutto, so di aver fatto tutto, ecco. Scusa, la vedo medagliata con una maglia importante, ci spiega che cosa ha vinto? Sì, i campionati italiani cadetti di CLES di quest'anno. Complimenti, fatevi un applauso. Oh, tra un po', verso le 23.30, verremo da voi perché vi conosceremo uno a uno. So che ci sono atleti, tutti atleti molto importanti qui in studio, e quindi chiaramente vi verremo a conoscere uno ad uno. Ora vorrei tornare da Leandro Diz. Stiamo parlando di Olimpiadi, no? È il grande tabù della pallavolo italiana. Perché secondo te? Poi andiamo a vedere cosa è successo a Ortona. Ma è stata solo una questione di coincidenza, e cioè va detto che l'Italia di Velasco ha perso nei quarti di finale con l'Olanda nel 92, ha perso con l'Olanda 3-2, mi pare che 17-16, perché è stato un periodo che non si andava al doppio vantaggio, e cioè, è stato un po', come lo possiamo dire, un piccolo dettaglio, cioè una squadra come quella che ha vinto tutto, dai campionati mondiali ai campionati europei, la World League si vinceva con la seconda squadra, e, ripeto, quello è successo nei quarti di finale, e da lì sono rimasti fuori dai primi quattro, ma è stato proprio diciamo un momento che il destino le ha voluto così giocare. Però hanno perso pure una finale con l'Olanda. Ha perso la finale con l'Olanda di Ron Sverwer, opposto, che giocava in Italia, sì, 96, con l'errore di Samuele Papi dopo la ricezione sbagliata e Gianni che ha tirato fuori banda il pallone, me lo ricordo. Sì, cioè, quello che mi riferivo io era quello del 92, che magari è stato ancora più eclatante. Sì, perché l'Italia ha fatto quinta in quell'Olimpiade, poi in Atlanta ha fatto seconda. Però voglio dire, una squadra come ha vinto tre campionati mondiali di fila, ha vinto numerosi europei, World League, insomma era un periodo d'oro della pallavolo. Noi dopo parleremo di Ortona appena ci arrivano le immagini, eccole qui intanto i risultati di oggi della Serie A2. Aspetta un secondo Maurizio, perché volevo chiedere come ha vissuto il caso Zaitsev Aleandro Diz, il nostro miglior giocatore di livello internazionale, a mio giudizio anche il miglior opposto al mondo attualmente. Insomma, le scarpe mi piacciono, le scarpe non mi piacciono, Zaitsev non vale europeo. Guarda, io personalmente non, per due motivi molto importanti non ci ho capito granché. Il primo perché non l'ho seguito nel particolare più di tanto. E il secondo motivo è che, sai cos'è, quando tu ti rapporti alla tua esperienza del momento, diciamo, è questo tipo di situazione che ti fa fare il punto GPS, no? Questo com'era? Allora, nel caso suo, a noi le scarpe neanche ce le davano, quindi nemmeno che parlava. Scarpe, cioè, non è che, a bere di chi allora? Ma, capisci? Quindi non sapevo neanche di che cosa. Hai praticamente risposto. Capisci? Cioè, quando ce le davano, sono queste, non c'erano certi capitoli, perciò non so che dire. Ale, dopo arriveranno le immagini di Ortona che ha vinto il primo set a Cantù, ma poi ha perso 3-1 e le commenteremo insieme. Ora pausa pubblicitaria per noi, poi tocca a Marco Pomante con il derby tra Pineto e L'Aquila. Parleremo con il presidente Paris dell'Avezzano, prossimo avversario vostro, che sarà in collegamento, e poi ti daremo la buonanotte perché sei un po' stanco, ti abbiamo promesso che ti lasciamo prima. Pubblicità per noi. Eccoci, siamo tornati, riapriamo la pagina del calcio. Prima di tornare naturalmente agli altri sport, dovremo conoscere da vicino tutti i ragazzi che sono qui in studio. Dobbiamo vedere Maurizio che ci illustra con le immagini le tappe del prossimo Giro d'Italia. Andiamo in Serie D, ricordiamo in Serie C che non ha giocato il Teramo perché doveva giocare contro il Modena, quindi stop forzato, questa
questa grande realtà del calcio italiano come il Modena, che ha avuto dei grossi problemi e dopo 4 rinunce è stato escluso dal campionato. Andiamo a vedere cosa è successo nel campionato di Serie D, il girone F. Jesina Castelfidardo 0-2, Matelica Recanatese 1-0, Monticelli Agnonese 0-0, Nero Stellati San Nicolò, Maurizio 0-3, 3-3 in rimonta. Meno male. Grande punto dei Nero Stellati, Pineto L'Aquila 1-1, San Marino Avezzano 0-3. Frangiustese Fabriano 2-1, Vastese Campobasso 4-0, Vispesaro Francavilla 0-1. Classifica. Matelica fa un passo avanti importante, 4 punti di vantaggio, 38 contro i 34 della Vispesaro, si avvicina al secondo posto la Vastese 33, Avezzano sale a 29, Campobasso 24, Francavilla e San Giustese 23, L'Aquila, Pineto, Castelfidardo 22, San Marino 21, Jesina 17, Agnonese e San Nicolò 15, Recanatese e Fabriano 10, Monticelli 8. Chiudono i Nerostellati con 4 punti. Prima di andare a Pineto per le immagini che poi commenteremo con te, Marco, Vastese e Avezzano secondo te possono andare in pensieri del Matelica? Ma secondo me più l'Avezzano, anche se Matelica è la squadra più forte. Secondo te la squadra più forte, sì, del campionato? Allora, noi siamo pronti, andiamo al Mimmo Pavone, ci andiamo a vedere questo 3-3. Vi dico subito di ascoltare con molta attenzione le parole dell'attaccante dell'Aquila Boldrini, perché lancia una stilettata secca secca alla società. Ascoltiamo. L'Aquila acciuffa il pari all'ultimo respiro, il Pineto mastica amaro dopo aver assaporato il gusto della vittoria. La pennellata di Boldrini è da applausi e l'attaccante lancia un messaggio alla società. Sono i gol che tutti sognano, così all'ultimo minuto, su un campo difficile, ci si era messa pure male e niente, è andata bene. Tuo futuro, vuoi spegnere subito le voci che c'erano all'Aquila qualche settimana fa che tu saresti andato via? So che ti sei arrabbiato molto perché non è vero. Sì, beh, queste voci non so veramente chi le ha messe in giro, per questo mi sono arrabbiato. Comunque ci tengo a precisare che io, come altri ragazzi, abbiamo chiesto delle garanzie alla proprietà, che se non vengono date sicuramente uno non può stare come siamo stati fino adesso. Termine ultimo delle garanzie? Io questa settimana spero di parlare con Chiodi o chi per lui ne risponde e speriamo di trovare una soluzione. A Mauro nel 4-3-3 dal primo minuto schiera in attacco Tomassini appena arrivato, mentre Battistini non rinuncia al 3-4-3 anche senza Valenti, che domani andrà all'Arzignano. Dirige Paolucci di Lanciano. L'avvio è di chiara marca locale. Doppia super opportunità al terzo. Zane prova il gol dell'ex. Miracolo di Farroni che si supera anche sul tapin a botta sicura di Esposito. Per il portiere aquilano la miglior partita stagionale. Il Pineto fa la partita, l'Aquila soffre, Zane che in mediana è libero di disegnare gioco e allora Battistini passa al 3-4-1-2 abbassando Boldrini e la partita cambia. Minuto 29, lo stesso Boldrini recupera palla e cerca Padovani che va tutto solo, c'è offside. Battistini si arrabbia e 3 minuti più tardi viene espulso per proteste. Minuto 36 e minuto 43, due opportunità per l'Aquila. Prima Boldrini serve Ruci che vede Padovani tutto solo ma Pomante salva. Poi è Sieno a crossare per Pupeschi che tutto solo in area di rigore si fa contrare il destro. Occasione per il neo arrivato Tomassini al 45esimo, colpo di testa alto da ottima posizione. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa tanti cambi, poche emozioni, fino al gol del vantaggio del neo entrato Di Rocco, che sugli sviluppi di un angolo, al minuto 24, trova l'angolino giusto. Due minuti più tardi, minuto 26, l'Aquila sbilanciata e Di Rocco può raddoppiare, ma super Raffarroni oggi è in giornata di grazia e dice no. 36esimo, altra opportunità per chiudere la gara per il Pineto, Esposito in corsa da due passi, non trova il bersaglio grosso. Il direttore di gara Paolucci di Lanciano concede 5 minuti di recupero e Ibojo al 95esimo subisce fallo dal limite. Il Pineto protesta perché il recupero era già scaduto, ma Boldrini dà calcio di punizione, pennella e la palla termina in rete. 1-1, non c'è altro da raccontare se non che l'ultima partita in maglia Pineto per Bisegna. Domenica prossima è squalificato, poi vestirà la maglia dell'Avezzano. Marco, commento libero, prima domanda a piacere. Cosa vuoi dire al tuo ex compagno Boldrini della Viterbese? Si poteva fare i cavoli suoi, l'ultimo minuto, diciamo, anzi l'ultimo secondo. Però pareggio secondo me non ci sta, perché meritavamo la vittoria, perché non abbiamo sfruttato delle occasioni nitide davanti al portiere. E poi questa dura legge del calcio. Se non la butti dentro, se non chiudi la partita, poi è stata brava anche l'Aquila a non mollare, a crederci fino alla fine, però la colpa è solo nostra.
Io non ti chiedo di commentare le parole di Boldrini, poi torno da te. Ecco, intanto commentiamo questa, ecco, guardiamo queste immagini, guardate cosa ha parato il portiere dell'Aquila al terzo minuto di gioco. Questo è Zane e questo è già un gran capolavoro, ma guardate qui. Marco, questa è un'occasione importante? Questa è un'occasione dopo due minuti, sai, vai in vantaggio per due minuti e la partita cambia. Poi, sai, è normale vedere le immagini, poi ti fa ancora più rabbia perché un conto è vederle dal campo, un conto è vederle poi a mente fredda in televisione. Ma il rammarico più grande è sull'1-0 per noi, abbiamo avuto due o tre occasioni tu per tu col portiere, non l'abbiamo sfruttata. Maurizio, mi affido a te per il commento delle parole di Boldrini, il messaggio che ha mandato alla società dell'Aquila. Beh, è un messaggio importante e forte, nel senso che devono decidersi su che cosa fare e come fare, perché ormai siamo arrivati a dicembre, tra poco finisce l'anno 2017, stiamo parlando di questo discorso dell'Aquila da parecchio tempo. Adesso la situazione è ancora più complicata. Situazione complicata, vai Marco, torniamo a parlare della partita. Sei stato prima di questa azione provvidenziale su un taglio di Ruci per Pupeschi che stava per colpire. Poi questo secondo tempo con poche emozioni, fin quando non avete sbloccato la partita, lì la dovevate chiudere però. Ho detto prima, lì dovevamo essere più bravi a chiudere la partita perché le occasioni sono state. Davanti incontravamo una squadra organizzata e molto forte, perché è vero che attraversano i problemi societari, però c'è anche da dire che giocano un bel calcio. Obiettivo del tuo Pineto, Marco, una società molto solida, una società forte, non manca nulla, al contrario dell'Aquila dove ci sono tanti problemi. Dove volete arrivare? Playoff deve essere l'obiettivo? Ah, lo speriamo perché la squadra è attrezzata per arrivare, playoff, dai. Lo stiamo dimostrando, però sai, i risultati non ci danno ragione, però le prestazioni sì. Le prestazioni si bisegna, abbiamo detto in conclusione di servizio, lascerà la squadra martedì, si legherà all'Avezzano, non giocherà la prossima settimana perché è squalificato, ma non avrebbe giocato comunque la partita contro di voi. L'Avezzano che sta facendo un grandissimo campionato, tu hai detto che è la squadra che potrebbe insidiare il Matelica. Sì. Perché? Sì. Ma è una squadra organizzata, è una squadra che sta facendo bene, non so se è la quarta o la quinta vittoria di fila. Sì. Che vince poi, mi sa, pure la settimana scorsa ha vinto 3-0, diciamo che è una squadra che gioca bene, è una squadra forte, poi davanti c'è giocatori di categoria superiore come Dos Santos e Cerone. Vabbè, ci sei tu la settimana prossima, quindi. Ho capito, però. No, vabbè. Hanno preso un'altra punta in settimana. Sì, eh? Sì. Noi poi, vabbè, Michele domenica non gioca, che è squalificato, però. Diciamo che domenica andiamo a affrontare la squadra che è più in forma del campionato. Speriamo di fare bene. Squadra più in forma del campionato, e noi con un applauso salutiamo il presidente Gianni Paris che è collegato in diretta con noi. Buonasera Enrico, buonasera a tutti voi. Buonasera Presidente, ha detto Marco Pomante poco fa, non era ancora collegato, il capitano del Pineto che è in studio con noi, che sarà il prossimo avversario vostro, ha detto per me l'Avezzano può dare fastidio al Matelica. Beh, io spero che sia così. Dicevo ad un tuo collega nel pomeriggio durante le interviste che mi auguro di vedere al ritorno nel big match, che mi auguro sia così. Avezzano Matelica, l'ultima di campionato, lo stadio dei Marsi pieno, è un'idea che culo da diverso tempo e che mi auguro possa concretizzarsi. Il 3-0 di oggi, Presidente, quando diceva giustamente Pomante poco fa, ha vinto 3-0 la scorsa settimana, 3-0 oggi vuol dire che vincete facile, noi stiamo vedendo le immagini di San Marino, vuol dire che vincete facile. Beh, nelle ultime tre partite abbiamo segnato 11 gol e ne abbiamo subiti uno. E credo che sia vero, è una squadra che ormai ha una mentalità che rispecchia quella di una grande squadra, e mi auguro che non sia soltanto un momento, anche perché non si può considerare un momento quello di una squadra che da 11 partite fa sempre il risultato e che è salita dal terzultimo posto al quarto. Presidente, noi prima del derby con l'Aquila qualche settimana fa ci eravamo sentiti e mi aveva detto il nostro obiettivo è quello di fare i playoff, l'Avezzano vuole essere nei playoff. In studio da noi domenica scorsa ci ha fatto capire che vuole qualcosa in più, oggi la sento convinta, vuole vincere il campionato. Beh, io l'ho detto ai ragazzi, l'obiettivo d'inizio stagione era quello di centrare i playoff. Se arriva qualcosa di più
immaginatevi la festa, ma è ovvio che la società sta facendo tanti di quei sacrifici che se arrivasse l'obiettivo assoluto della vittoria del campionato cambierebbero tante cose anche nella Marsica, tornerebbe a vivere anche la città, perché Avezzano è molto vincolata al calcio, per troppo tempo è rimasta sopita, noi non abbiamo tante altre discipline che fanno la differenza, che possono scaldare i cuori degli avezzanesi. Il calcio per noi è una cosa seria e credo che già domenica il pubblico lo dimostrerà stando vicino alla squadra. Per noi poi il derby con il Pineto è una partita fondamentale per avvicinarci al big match con il Matelica. Ecco Presidente, le racconto un aneddoto, non so se lei al telefono ci sta seguendo anche in video, ma quando Marco Pomante, che è il capitano del Pineto, ha visto un po' i gol adesso in diretta con noi del San Marino, è, insomma, ha fatto uno sguardo, non dico preoccupato Marco, però che dici? Avezzano è una squadra forte, lo sta dimostrando, visto le immagini col San Marino, diciamo. Ci ha scherzato col San Marino? Pare di sì. Cosa vuoi dire al Presidente? No, gli voglio fare complimenti perché ha allestito un'ottima squadra e gli auguro le migliori fortune, però normale, domenica si devono riposare poi. E invece cosa dice Paris a Pomante? Io vi racconto un aneddoto. Mi chiama De Angelis, il mio ex direttore sportivo, quando dovevamo giocare contro il San Nicolò, e mi chiese: Presidente, al 4-0 fai come Giulio Cesare, di ai tuoi di fermarsi. E invece, come è nel mio stile, alla squadra ho detto di continuare e poi insomma è finita 5-1. Quindi per me l'Avezzano Calcio è una cosa seria e che so di poter far rinascere un territorio dal punto di vista sportivo, quindi la partita di domenica la viviamo già da domani pomeriggio in sede con tutta l'organizzazione conseguente. Insomma, è molto sentita Marco Pomante questa partita. Ah, ma anche da parte nostra, speriamo. Io parlo per il Pineto, speriamo di fare una buona partita, speriamo di riportare i punti importanti a casa. Però posso dire che Pomante contro Dos Santos è un duello da categoria superiore, Marco, questo lo posso dire. Una volta, no, diciamo, per Dos Santos sì, no. Dos Santos è un attaccante di categoria superiore, secondo me in Lega Pro ci può stare benissimo. Presidente, ci vediamo domenica, grazie, complimenti e in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Grazie al presidente dell'Avezzano Gianni Paris. Noi adesso scorriamo un po' rapidamente le altre abruzzesi, perché Maurizio, cominciamo da questo 3-3 dei Nerostellati in rimonta, 0-3, 3-3 con il San Nicolò, un bel punto. Sì, una squadra completamente rivoltata, come si dice, sono andati via parecchi giocatori e tanti altri sono arrivati. Oggi i nuovi hanno debuttato quasi nella totalità e hanno preso questo benedetto punto che li porta, ecco, stiamo vedendo le immagini dei Nerostellati al Pallozzi di Sulmona. Ma Maurizio, dici. Beh, niente, io sono contento che questa squadra finalmente abbia avuto questo risultato voluto con la forza, perché rimediare a un passivo così pesante, pareggiare quasi al termine dell'incontro è un valore aggiunto che dovrà comunque proseguire per il prossimo campionato, se si vuole arrivare almeno al discorso dei play-out. Sto guardando il terreno del Pallozzi, un terreno che secondo me non potrebbe essere dedicato al calcio. Non me ne voglia nessuno, ma giocare una partita di Serie D su questo campo, Marco, credo infatti, che non sia bello. Ma neanche in promozione, in terza categoria puoi giocare così. Ma là c'è un problema tecnico legato alla gestione del campo. Ho capito, però, Maurizio, però così non va bene. Ho capito, ma infatti rispetto alle prime partite che i Nerostellati hanno giocato al Pallozzi era molto migliore, non so perché ultimamente si sia così spelacchiato, insomma, era abbastanza erboso il campo. Si allenano prima. Lì pure? No, si allenano al campo del Prato, la Pedigna.
Anche se loro hanno in gestione anche il campo del Pescina. Dove abbiamo giocato noi. Sì, avete giocato voi, avete vinto. Che secondo me potrebbe essere, poteva essere, adesso la squadra si è rinforzata, poteva essere uno svantaggio, perché con squadre abbastanza dinamiche e organizzate potevano mettere in difficoltà il Pratola. Ecco, mi auguro che la squadra si salvi e che il prossimo anno riesca a giocare all'interno del proprio territorio, perché so che il Comune ha pubblicato un bando per la gestione dello stadio e per la ristrutturazione. Non penso che si possa fare in tempo quest'anno, però prossimamente penso di sì. Maurizio, restiamo con queste immagini, perché ti volevo chiedere, intanto già due legni per il Pratola, è sfortunato l'attaccante dei Nerostellati, partita recuperata in rimonta, ti volevo chiedere se secondo te si è, virgolette, svegliata un po' tardi questa squadra. Beh, tu sai benissimo che il presidente è un mio carissimo amico, ho parlato più volte con lui, anche se poi ultimamente non ci siamo più confrontati sul discorso Pratola. Io più volte ho detto che per affrontare un campionato di Serie D, che adesso la Serie D di oggi è una vecchia C2, Pomande me lo può tranquillamente confermare, avevo detto dà una potenziata alla squadra, perché va fatta. Lui ha temporeggiato un po', adesso è arrivato qui a dicembre, ha praticamente cambiato tantissimi giocatori e oggi sono stati visti i primi frutti di questo cambio. Ragione noi alla prima puntata della Domenica Sportiva. Noi da osservatori avevamo detto un qualcosa che all'inizio forse non è stato ben compreso, e oggi sono contento che la società abbia fatto questo passo. Noi mentre mandiamo ancora avanti le immagini, volevo chiedere un po' a Marco Pomante se si aspettava, tanto questo è il gol del, no ancora no, mancano ancora due gol, se si aspettava questo exploit del Francavilla a Pesaro. Marco, squadra da trasferta, questo l'abbiamo capito, il Francavilla. Non me l'aspettavo, però forse la dispesero, anche se Francavilla è un'ottima squadra, gioca un bel calcio pure Francavilla, è una squadra organizzata, è una squadra attrezzata, però la Vispesero un po' mi sta deludendo, perché a nomi è la squadra sulla carta più forte del campionato. Può essere un po' il Matelica dell'anno scorso la Vispesero quest'anno? Non proprio come il Matelica, perché il Matelica dell'anno scorso secondo me come giocatori, parco giocatori, diciamo, era molto più attrezzato, però una mezza delusione, anche se stasse a 4 punti, non so, non mi ricordo la classifica, 4-5 punti alla prima in classifica, però ci sta, perché il Francavilla, come ho detto prima, è un'ottima squadra, mi ha fatto una grossa impressione. E questa volta al secondo tentativo, al dischetto, è arrivato il gol del pareggio. Possiamo tornare in studio? Noi vi ricordiamo che tutte le immagini sul nostro sito rete8.it, alla sezione YouTube, tutti i gol delle abruzzesi che vi abbiamo già mostrato con Paolo Durante, quindi gol della Vastese con il Campobasso e il gol della Francavilla a Pesaro. Noi salutiamo con un applauso Marco Pomante che ci lascia dopo aver parlato di calcio. Grazie Marco, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. La parte da pallavolo, ora siamo pronti alle Aleandro, per chiederti un po' questa Serie A2 di Ortona, partita con obiettivi importanti, poi c'è stato il problema all'opposto, Banks si è fatto male, è rientrato una partita, si è fatto male nuovamente e ora sembra essere fuori dalla corsa playoff. Oggi ha perso 3-1 dopo aver dominato 25-17 il primo set, questi sono i risultati di giornata. Ma guarda, il campionato da 2 è molto duro, è difficile, diciamo, stabilirsi degli obiettivi che poi si raggiungono, a meno che non fai uno squadrone che sai che la differenza con le altre squadre è importante. Ortona c'ha un buon organico, situazioni di questo tipo quando c'hai un problema così con l'opposto non sono facilmente superabili e non credo che sia niente di compromesso. Così, quando sei in quelle posizioni di classifica, due vittorie ti portano velocemente tra i primi posti. Nunzio Lanci, l'allenatore, è molto esperto del campionato, terrà molto alta l'attenzione di tutto l'organico. Secondo me hanno perfettamente le possibilità per raggiungere i playoff.
Anche se classifica la mano, Alejandro, non è molto facile, è arrivato Ogurčak ma si è fatto male nuovamente Banks, primo set 25-17, poi c'è stato un, non dico un crollo, ma comunque la squadra è arrivata sempre a giocarsi la partita fino al 20 pari, poi ha perso in maniera piuttosto netta tutti gli altri set perdendo 3-1. Queste sono le immagini che ci sono appena arrivate da Cantù, dove ripetiamo Ortona ha vinto il primo set e poi ha perso per 3-1. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo Ale, tu eri uno schiacciatore, io mi ti ricordo in campo, come non si vedono più nella pallavolo di oggi, perché tu sei alto 1,98 m, 1,97 m, quindi sei un giocatore molto forte dal punto di vista fisico, però il tuo punto di forza era la ricezione. Oggi vedere giocatori bravi tecnicamente, anche un po' per i motivi che dicevamo prima nell'atletica leggera, non è più facile. Oggi si trova il libero che è alto come me quasi, perché io sono piccolino, e poi chi è alto come te deve soltanto attaccare, addio tecnica, a meno che non parliamo dei grandi campioni. Perché? Un po' per quello che dicevamo prima, cioè il giocatore molto forte tecnicamente è quello che ha imparato moltissimo i singoli gesti che ci sono nei fondamentali della pallavolo, sia la ricezione, l'attacco, il muro. E per raggiungere quei livelli ti devi allenare molto ma molto ma molto coscienziosamente, quindi quantità e qualità, e i ragazzi fanno fatica a mantenere questi standard di quantità e qualità di lavoro. Tanto per fare un esempio sicuramente non lontanissimo nel tempo, un qualcosa che tutti conosceranno chi segue la pallavolo, che erano i giocatori dell'era di Velasco. Erano forti, ma chi è del settore, chi sa perfettamente quali sono le qualità dei giocatori, chi vedeva giocare quei giocatori vedeva fare dei gesti tecnici di una perfezione e di una quantità di volte che, cioè, quello che sembrava difficile da raggiungere per loro era l'ABC di ogni partita, di ogni gesto che facevano in campo. Hai detto Velasco, ecco, e Maurizio Fenichetti vuole chiedere qualcosa. Qual è la forza di Velasco? Psicologica, non lo so, tecnica, perché lui è stato un grande maestro di questo sport, sia in Argentina, poi si è fermato tantissimo qua in Italia, poi è andato in Iran, poi è rientrato, è stato consulente anche in altri ambiti sportivi. Qual è la forza di quest'uomo? Che mi sarebbe piaciuto conoscerlo, parlarci, perché deve essere affascinante. Ma è l'insieme di quello che dicevi tu, cioè sia gli aspetti tecnici che psicologici. Nella nostra squadra che poi andò a vincere la medaglia a Seul, lui fece parte della prima parte, dei primi anni 80, noi avevamo un primo allenatore coreano e Velasco era il secondo allenatore della nazionale, e per quanto riguarda la cultura orientale, cioè il primo allenatore partecipava poco negli allenamenti, nell'impostare gli esercizi, nel correggere i giocatori, e quello lo faceva Julio, perché Julio era la persona che guidava la squadra, insegnava. Poi va detto una cosa che è molto importante per chi fa qualsiasi sport di squadra: Julio è una persona che può allenare dal mini volley alla miglior nazionale del mondo. Giustamente la gente lo conosce perché ha allenato le principali squadre nazionali, ma lui, se deve insegnare un ragazzino di 6 anni a fare i primi palleggi, è bravissimo, così come a migliorare i difetti di un grossissimo campione, ad avere quell'occhio critico per dirgli: guarda, tu devi migliorare questo perché ho visto che fai questo. E quindi, diciamo, al di là della qualità tecnica oppure l'occhio critico per individuare qualche cosa è migliorabile del giocatore, poi è anche bravo a dare gli strumenti nell'insegnare al giocatore come lo deve migliorare, e nell'aspetto psicologico che dici tu, che il giocatore ci crede e sa che riesce a farlo. Chi era il numero 4 dell'Argentina? Quello che c'ha il cerotto? Sì, quello che c'ha il cerotto al naso, chi era? Alejandro Diz, che avevi fatto al naso? Era successo una cosa che è veramente molto strana nella pallavolo, che ti rompono il naso,
tra l'altro un compagno. Ah, benissimo, benissimo. Cosa che... Al basket è possibile. Al basket, ma no, tant'è che io giravo nel villaggio con una specie di mascherina, poi quando l'ho tolta c'avevo tutto nero qua, perché giustamente scendeva. Però non potevi rinunciare a quella medaglia olimpica. No, ma poi giocare. Ti incrociavano e dicevano, ma tu che fai? Scusa, tu fai taekwondo, pugilato? No, io faccio pallavolo. Allora, ultima pausa pubblicitaria per noi, poi si è seduto al posto di Marco Pomante il nostro amico Tuffanelli, che ci presenterà un po' tutti, e continueremo con le domande ai nostri ospiti di Atletica Leggera, perché ci sono tanti campioncini qui con noi. Ultima pausa pubblicitaria. Eccoci, siamo tornati per tornare a parlare di Atletica Leggera. Buonasera, ha preso il posto del nostro capitano Marco Pomante, perché ci ha portato una grande rappresentativa che ci introduci e poi li andiamo a conoscere da vicino. Vabbè, buonasera a tutti. Vabbè, sono Umberto Tuffanelli, qualcuno forse mi conoscerà. Sei famoso nell'atletica. Cioè, ormai sono passati qua qualche anno, insomma, ecco. E stasera ho cercato di portare una rappresentativa di ragazzi, soprattutto giovani dell'atletica, non solo teatine, ma sono anche alcuni ragazzi di Teramo, di Pescara e qua vicino. E c'è il professor Nicola Piro, che è il presidente, nonché allenatore della Tetis, che ha creato un bel gruppo oramai famoso in Italia per quanto riguarda la specialità della marcia. E adesso lo andiamo a vedere. Ecco, allora, intanto, buonasera professore. Buonasera. Siete forti, famosi in Italia per la marcia? Sì, abbiamo creato una scuola qui a Chieti, soprattutto di ragazzi che si dedicano alla marcia, perché diciamo, sono stati instradati da me in quanto appassionato della marcia e del mezzo fondo. Vedo il collega Claudio Mazzaufo che sorride. Perché, prof? Lui è bravo, è veramente bravo. Tutti, soprattutto il suo supervisore è un mio caro amico, Parcesepe, quindi tutti lo teniamo sotto controllo. Gli atleti che appoggiano di tacco e non vanno sull'avampiede sono atleti, diciamo, di secondo piano, secondo il punto di vista di un tecnico dei salti, è appassionato di velocità come Claudio, però è una specialità che ultimamente sta dando molto all'atletico italiano con la Palmisano e con un gruppo di giovani emergenti. Qui ho infatti tra i ragazzi giovani, mi passo il microfono io, ho Angela Di Fabio, che è la campionessa italiana 2016 e 2017 dei 3000 metri di marcia cadette. Un applauso ragazzi. Conosciamola. Io sono Angela Di Fabio e niente, ti vergogna? Sono campionessa italiana. Vabbè, sì, sono campionessa italiana cadetti. Under 16, perché under non 16. Capiscono se no. 2016 e 2017. Noi ti auguriamo di entrare in quegli stadi che abbiamo visto prima con Enrica tra 4-5 anni. Sarebbe bellissimo. Te lo auguriamo. Scusa, Nico, questa è una domanda tecnica, sì. Ma il macchia giovane che fine ha fatto? Allora, Riccardo è tornato in servizio. Ha scelto di lasciare l'atletica preferendo proprio di fare il militare. Devo dire che quest'anno ci sono i campionati europei allievi e qui a Chieti puntiamo con due atleti nella marcia, oltre ad Angela, che è, diciamo, tra le favorite, anche Jacopo Capodifoglio, che è terzo in Italia sempre nella categoria cadetti, su Jacopo. Ciao a tutti, sono Jacopo Capodifoglio, ho fatto terzo ai campionati italiani di marcia cadetti. Allora adesso passa il microfono alla tua destra e conosciamo tutti e poi rifacciamo il giro. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Luigi Cirotti. Dici la specialità tua. Io la mia specialità preferita sono le siepi. Quest'anno ho vinto il Brixia Meeting, ma purtroppo c'è stato un bluff agli italiani. Ma riproverò il prossimo anno. Ok, va bene. Panetta, mi ricordo, le siepi, no? 8.08 a Roma. A Roma, sì. 8.08 a Roma. Lambruschini quanto un po' di più ci metteva. Panetta 8.08 a Roma. Vabbè, sono bravo con la memoria, Enrica. 8.08. Quanto tempo vi allenate? Quanto tempo vi allenate la settimana? Allora, in periodi normali 6 giorni. Qualche mese prima delle gare anche tutti i giorni. Bravi, così mi piace. Ma fate pure doppi mattina, pomeriggio, nel periodo non scolastico?
A volte sì. Beh, perfetto, questo ci piace. Buonasera, io mi sono già presentato, il mio nome è Lorenzo Spoglia, sono un velocista della Tetischieti, quindi non sotto il diretto allenamento di Nicola Piro, ma di Patrizia Lombardo. Velocisti, quanti metri, che specialità tu hai? Le mie specialità sono i 100 metri e i 200 metri piani. Peccato, non puoi sfidare Enrica su quel momento. Sì, 200, dai. I 400 sono già... Quanto fai come i 200? I 223 netto. 23,77. Devi allenarti, Enrica. Ma adesso arriviamo, ma poi arriviamo pure là, Leandro. Abbiamo preparato un po'. Ma lei corre, lui con la bicicletta. Va troppo piano. È fiducioso. Va troppo piano, Maurizio. Andiamo avanti. Va troppo piano, Maurizio. Io sono Davide De Fazio, della Falco Azzurro Chieti, sono un velocista. Quanto fai sui 200? 22,67. Buono. Ti ha detto male stasera, Harry? Sì. No, fatto anche di centro, buonasera, sono Giacomo, ho 20 anni, sì. Sono un velocista dell'Atletica Chieti, 100 metrista in particolare. 9,94. No, 11,23. Ho provato, 9,90, è il mio augurio per il futuro. Speriamo. Buonasera a tutti, sono Andrea Sinisi, io faccio parte della categoria dei salti, del salto con l'asta, il mio personale è 5,30. Però, complimenti. Sì, grazie. È più forte in Italia. 5,30 è buono. È stato vicino al campione italiano. Il mio tecnico, è Umberto Tuffanelli, che è qui presente nello studio. Conosciamo bene, sì. L'abbiamo visto. Sappiamo. Speriamo di tornare in pedana più forte che mai, dai. Io ti auguro di arrivare, quanto è Gibilisco? 5,90? Vabbè, 5,90. Ci manca ancora un po' di centimetri, ci manca. Ma non tanti, Quanti anni c'hai, scusa? Quanti anni hai, ti chiede Maurizio? 26. Ce la puoi fare, complimenti. Grazie. Buonasera, io sono Federica Sanvito e sono una giavellottista, almeno. Quanto lanci? Il mio personale è di 38,27 nel 2012, però adesso sono più che altro un tecnico. Ah, perfetto. Buonasera, io sono Zuccherini Mattia, ho 19 anni, sono un decatleta dell'Atletica Chieti e detengo il record regionale sul decathlon. 53 netti sui 400. Sì. 200? Sui 200 non hai il non tempo. Raggio, no? Vabbè. Buonasera, io sono Ludovica Montanaro e sono campionessa italiana di getto del peso indoor 2017 e outdoor 2016. Complimenti, quanto lanci? Col peso da 3 kg, il mio personale è 14,28 m. Complimenti, state facendo un lavoro davvero eccezionale. Papà allenatore, sì, prof, io guardavo infatti. Ah, è brava. Commentami, un titolo italiano me lo devi commentare. Sì, un titolo italiano, poi lei usa la tecnica rotatoria, quindi anche più tecnica e più difficile, non fa il salto, il lancio lineare, quindi è veramente molto molto bravo. Ah, è bravo anche il suo sasso. Papà allenatore Lucio, che è molto Atletica molto Gran Sasso, Atletica, no? Gran Sasso, sì, no, e lei è di Chieti, ma gareggia per l'Atletica. Andiamo avanti, poi facciamo tutti, ma siamo tutti una grande famiglia. Allora, buonasera a tutti, io sono Salvatore Angelozzi, sono campione italiano 2017 di salto triplo under 18. I miei allenatori sono il prof Claudio Mazzaufo e Marco Di Marco. Quanto hai di personale? Di personale ho 14,95. Con un 2-3 metri arriviamo a Donato. Sì, però 2-3 metri sono abbastanza. Prof, che atleta è? È un atleta tipico, ma è bravo proprio per questo. Lui è alto più di 1,90 m, ha delle fette belle lunghe come leve, e è anche molto veloce. Lui ha 11,22, lui è un allievo, ha 11,22 sui 100, ha fatto già 7,18 di lungo, quindi è un atleta tipico perché ha una bella struttura ed è veloce. Quindi, facendo i passi giusti, la specialità del triplo è una specialità molto difficile. Lui 2 anni fa ha vinto pure il titolo italiano cadetti, quindi sta facendo i suoi passi gradualmente, può fare buone cose. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, io sono Marco Di Marco e sono il collaboratore del prof Mazzaufo. Com'è il prof? Il prof è... Severo, eh? No, severo. Sì, severo, me lo ricordo nel basket, severo. No. È severo il prof. Esigente. Bisogna esigente, fare come dice lui nei salti. No, bisogna fare come dice, non ricacciamo queste cose, vai avanti. Ecco, vado avanti. Hai capito a cosa mi riferisco, sì. Claudio Mazzaufo. Ciao a tutti, ciao. Sono Elena Trivellone e sono una mezzofondista. E mi alleno con Nicola Piro e la mia specialità sono i 1000 metri. E ti facciamo un grande in bocca al lupo. Buonasera a tutti, sono Martina Saticozzi e sono una marciatrice da Tetischieti. Sono arrivata quarta ai campionati italiani di marcia e per un 100esimo terza.
Medaglia di legno. Buonasera a tutti, sono Roberta Cesari, ho 15 anni e pratico la marcia nella Tè di Schieti con Nicola Piro. Ciao a tutti, sono Riccardo Visini e ho 13 anni e marcio alla Tetis e ho tecnico Nicola. Prego. Buonasera a tutti, sono Francesco Visini, papà di Riccardo, spero di diventare istruttore, sto seguendo il corso in questi giorni, oggi abbiamo avuto lezione proprio con il professor Mastro Ufo sui salti, è un genitore appassionato che fa un po' di sacrifici, ma che insomma ritengo che sia un grossissimo investimento. Quindi positivo per il futuro. Prima parlare di genitori, state con le antenne dritte, ho capito perché ho osservato. Ciao, buonasera. Buonasera, mi chiamo Raul Domenico Antonio. E faccio parte della Pietro Mennea, però al momento mi sto allenando con Umberto Tuffanelli per il salto con l'asta. Andiamo avanti. Allora, io sono Malandro Andrea e sono della società Pietro Mennea e sono un giavellottista e ho come personale le 45 metri. Complimenti. Ciao a tutti, io sono Riccardo Rocchio, sono un mezzofondista, sono tesserato per la Tè di Schieti e quest'anno ho fatto principalmente 1200 siepi. Complimenti anche a te, non avevamo già conosciuto? No? Sì, sì, abbiamo già fatto, quindi fatevi un applauso, siete tutti bravissimi, un grande in bocca al lupo a tutta l'atletica abruzzese. Il basket ora, poi basket e ciclismo abbiamo ancora da trattare. Nel basket è arrivata, prof, verrebbe da dire finalmente, la prima vittoria di Roseto che ha battuto 88 a 77 in Serie A Iesi con uno strepitoso quarto finale da 36 punti realizzati, prof, e quindi Roseto può festeggiare la prima vittoria in campionato. Questo è il quadro completo dei risultati. Io, prof, ti devo chiedere cosa provi se io ti dico l'ultima partita che è scritta lì, Treviso Fortitudo Bologna. Quante battaglie, 10 anni di Serie A con Treviso e Fortitudo, prof? Sì, anche quante vittorie. Quante vittorie? Perché ci siamo tolti la... Avete fatto retrocedere la Fortitudo a Teramo? Abbiamo fatto retrocedere la Fortitudo e abbiamo vinto in casa, se ricordi, 98 a 93 contro Treviso di Messina e Barniani. Mi ricordo molto bene. Rullammo, gli facemmo 98 punti. Mi ricordo come Messina molto abbacchiato perché veniva in casa di una matricola, c'era Franco Cramenzi allora. Mi ricordo i tuoi saluti all'arbitro Cicoria di Milano, mi ricordo. Sì, quello con Cicoria abbiamo avuto un bel rapporto dopo che ci scippò la partita. No, buono prof. Buono prof. Adesso lo posso dire, oramai sono andato in prescrizione. È un amico Cicoria perché ti fa Inter, quindi lo so. Sì, è un amico, però prima di una partita mi disse che non potevo entrare in campo perché appena mi muovevo avrebbe fischiato un tecnico. Io gli dissi che non era una cosa molto corretta prima della partita, perché se mi fa il processo alle intenzioni, mi disse questo. Infatti vedi tutta la partita fuori dal campo. Abbiamo ricordato un po' di Teramo, dai. Sì, beh, classifica con i primi due punti stagionali di Roseto, davvero importanti per cercare di raggiungere la salvezza dopo l'inizio tutt'altro che positivo. Roseto è a quota 2, c'è cioè Trieste che è al comando, 18 punti, ma una partita in meno proprio contro Roseto, e Roseto che ora piano piano sta provando a muovere la classifica. Contro Iesi non era facile perché guardate un po', Iesi era al secondo posto in classifica prima della giornata di oggi, e quindi l'innesto di Carlino che ha realizzato 19 punti e un grande Lupusor da 18 punti hanno fatto la differenza nella formazione di coach Emanuele Di Paolo Antoni. In Serie B invece, ecco, questa è intanto un po' di immagini, sì, questa è Marini, Rosetano Doc che gioca a Iesi, queste sono le immagini e ringraziamo Gianluca Bracilli e l'ufficio stampa della Roseto che ce l'ha prontamente mandate. Queste sono le migliori e le più belle immagini, gli highlights della partita di oggi. Ripetiamo, Roseto è partita bene 20-19 nel primo quarto, poi ha subito il solito break nel secondo 9-21 quando la partita sembrava chiusa. Roseto è rientrata alla grande nel terzo quarto con un 23-18 di parziale, ma soprattutto ha scavato il divario decisivo nel parziale finale da 36 punti realizzati contro i 19 subiti, e quindi è riuscito a portare a casa questi due punti fondamentali per il cammino salvezza. Andiamo a vedere anche cosa è successo in Serie B e qui torna in grande attualità il prof Mazzaufo, perché il suo Campli, il prof è preparatore atletico, ha superato l'ultimo tiro sul fil della sirena 72 a 71 Giulianova, Ortona ha perso 85 a 68 a Bisceglie, Pescara ha perso 77 a 66 a Matera, Teramo ha perso 89 a 61 a Civitanova Marche, dunque l'unica vittoria di giornata è quella di Campli del prof Mazzaufo. Che finale è stato, prof? È stato un finale bellissimo, sotto di 3 a 36 secondi dalla fine, minuto del buon Piero,
bomba dall'angolo di Cantagalli, marcato, bellissimo, pari, tiri liberi per giocatore, mi sembra Sacripanti, del 1 su 2, e a 9 secondi dalla fine tiro di Carmine sbaglia, tiro di Petrucci, no, tiro di Cantagalli, prende il palo alto, riscende, terzo rimbalzo di Ponziani, preghiera, la palla si ferma per un attimo sul ferro e poi va dentro. Questo significa che la squadra, per fare tre extra possessi, negli ultimi tre secondi, vuol dire che fisicamente era al top. No, fisicamente no, anche perché il merito è anche di Marco che mi dà una grossa mano, io sto in giro per l'Italia e lui che soprattutto lavora. Vuol dire che fisicamente lavora. Era al top la squadra, dopo 40 minuti, tre rimbalzi in attacco. No, ma la cosa bella è che è una squadra partita palesemente per lottare per non retrocedere, come succede quasi ogni anno a Campi, è secondo in classifica. Questa, tu conosci Stefano Raiola? Ma come, non conosco Stefano, l'ho allenato, l'ho preparato per 7-8 anni. Ma era una battuta, infatti. Noi abbiamo l'intervista che ci è arrivata direttamente da Matera, dove nella giornata d'esordio del giovanissimo Masciarelli, che ha realizzato 20 punti, Masciarelli che Maurizio conosce bene, o meglio conosce purtroppo un mese fa ha perso il papà purtroppo, il nipote del grande Palmiro Masciarelli. Nella partita da 20 punti di Masciarelli, Pescara è partita malissimo e non è riuscita a rientrare, era arrivata fino al meno 7, 59-52, poi Matera ha allungato nuovamente. Matera dell'ex Teramo, se lo ricorderà il prof Mazzauvo, Franchino Migliori, che è stato a Teramo, un anno, Argentino, Franco Migliori, quindi Leandro Dizio sorride. Vediamo se abbiamo a disposizione gli argentini, sono italiani, con Stefano Raiola che ci dà la partita. Sì, la partita, sicuramente non era questa partita che avrei voluto giocare. Soprattutto non si possono prendere 50 punti fuori casa, perché se prendi 50 punti fuori casa al primo tempo, penso che vincere sicuramente diventa molto più complicato. La posizione in classifica è buona, non c'è tempo per recuperare. Ma la posizione in classifica, veramente siamo forse 10 squadre in 2 punti, quindi avrei preferito vincere per recuperare. C'è tempo, Matera sicuramente non è un campo facile, anche se ha perso 3 volte in casa, ma ultimamente questa è la quarta vittoria consecutiva, quindi si vede che ha aggiustato delle cose e che la squadra, la Bauer, stia crescendo. Sinceramente non mi piace un approccio alla partita in questa maniera, quando altre volte fuori casa avevamo avuto degli approcci sicuramente migliori. Turno infrasettimanale? Abbiamo un'altra trasferta a Giulianova, assolutamente non facile, perché è una squadra che fa un basket molto veloce, con dei ragazzi giovani e giocano bene. Il campo di Giulianova non è facile, non è un campo ostico per noi, quindi dovremo fare una grande prova, sicuramente non come quella di stasera. E queste le parole di Stefano Raiola. Mancano 12 minuti, Maurizio, e dobbiamo parlare di ciclismo, perché lo avete ascoltato nei titoli. Finalmente ufficiale questa 3 giorni di grande prestigio in Abruzzo. Il 13 Campo Imperatore, il 14 riposo con la visita Enrico Piano e poi la tappa che partirà da Penne. Io faccio sempre la conclusione del basket con Magic C2, che ieri, General Manager, ieri ha vinto a Pineto una partita sofferta, siamo tornati primi con la sconfitta di Vasto. Il sogno di arrivare alla fine con un'ottima posizione la cogliamo sempre. E io te lo auguro. Grazie. Ciclismo, vediamo intanto il Giro d'Italia, che è nato ufficialmente mercoledì, siamo stati insieme a Milano, abbiamo visto il percorso del Giro d'Italia, abbiamo visto un percorso che partirà, eccolo qui, partirà da Israele con 3 tappe, ci sono state anche le polemiche per il nome West Jerusalem, subito corretto con Gerusalemme, ci sono state tante... Secondo me continueranno le polemiche, oggi il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato che a breve riconoscerà Gerusalemme con la vera capitale di Israele, questo è un problema. Ma noi pensiamo al Giro d'Italia, nel senso commentiamo il percorso, la cronometro di Israele, poi 2 tappe piuttosto agevoli, si torna sull'Etna in Sicilia, l'arrivo subito a Montevergine di Mercogliano nella prima settimana, ma il giorno dopo la salita di Campo Imperatore che tra un po' andremo a vedere, poi giorno di riposo, si riparte da Penne per Gualdo Tadino. Dopo un po' si passerà da Filottrano per onorare la memoria di Michele Scarponi, si andrà sullo Zoncolan dal versante più duro, il versante di Ovaro, e poi le Dolomiti, una tappa nel versante est delle Dolomiti, quindi non con i passi storici, e poi la 3 giorni alpina con Prato Nevoso, con lo Giafferau sopra Bardonecchia e con l'arrivo di Cervinia. Si prenderà l'aereo e si andrà per la passerella finale a Roma. Ci sarà Chris Froome,
sarà un grande Giro d'Italia. Sì, sarà un grande Giro d'Italia, anche storico, perché si parte da Gerusalemme, si arriva a Roma e questo dà un significato storico a questa gara. E ci saranno queste bellissime tre tappe in territorio israeliano, una cronometro, una tappa intermedia e poi il finale si arriverà sul Mar Rosso. Da lì, come hai detto tu, ci trasferiremo in Sicilia e già le tre tappe siciliane sono un pochino insidiose. Anche la tappa calabra di Praia a Mare è importante, poi ci saranno due arrivi a seguire in salita a Montevergine, che è una salita più abbordabile, invece la tappa di Campo Imperatore è una tappa importantissima, nella globalità sono quasi 4.000 metri di dislivello, però gli ultimi 40 sono veramente duri. E allora noi Maurizio adesso li andiamo a vedere, perché una parte l'abbiamo girata insieme, una parte tu non c'eri quando siamo andati su a Campo Imperatore, perché ci siamo andati quest'estate quando hai avuto l'infortunio. Ma io volevo dire pure una cosa alla campionessa, quando la si vuoi parla... sfidare in bicicletta? No, quando si parla spesso di infortuni, io mi sono rotto tre volte il femore, mi sono rotto clavico, eppure vedi, vado ancora in bicicletta nonostante. Chi è più forte, Maurizio o Enrica in bici? Enrica. No, in bici non credo proprio. Vabbè, ma io una ricognizione sono sempre con d'accordo che chi fa atletica è forte pure in bicicletta o viceversa. Bellutti, Bellutti faceva atletica. Poi avendo le sono tantissimi, oggi leggevo un articolo su una fortissima in vabbè, contro di te vince sicuro Maurizio. Sì, sì, sono d'accordo. Domandami allora... a Nicola se. Scusa? Chiedi a Nicola come sono. Microfono, dov'è? Chiediamo a Nicola, ditelo di te, Nicola. Allora, sicuramente la base atletica è fondamentale per tutti gli sport. No, Maurizio poi voleva sapere come andava. Comandava lui, lui era forte. Beh, insomma. Era forte soprattutto sulle gran fondo, oltre i 100 chilometri era veramente un atleta importante. In realtà le tue minacce, Maurizio, non fanno paura a nessuno e quindi possiamo andare a vedere ora le immagini che abbiamo preparato delle tre giorni abruzzese, cominciando dalla salita da Santo Stefano di Sessanio. Si salirà per Campo Imperatore, giusto Maurizio? Sì. Quindi abbiamo questa breve clip di un minuto circa che abbiamo girato io e te. Ecco, questa è la salita di Santo Stefano di Sessanio. Che salita è, Maurizio? Beh, una salita bella da un punto di vista panoramico, io penso che quel giorno con le riprese dell'elicottero si potrà seguire tutta la salita dei vigneti di Villa Sant'Angelo. Qui mi ricordo eravamo intorno a 40 gradi. Sì, quel giorno eravamo 40 gradi, sì, io ho sofferto tanto perché non andavo in bicicletta. Ecco, questa è la strada proprio panoramica, un piccolo passo dello Stelvio. Sì, sono, diciamo che la pendenza media è sul 6,7%. Facevi fatica a starmi dietro, vedi? Facevo fatica sì, con una spalla rotta facevo fatica. Questa è la salita dal versante di Santo Stefano, poi da qui ci sarà il video per Castel del Monte. Ecco, questo è proprio il video che porta a Rocca Calascia verso Castel del Monte. È qui una si salita... gira a sinistra, si passa all'interno del paese di Calascio e si va a 6 km di Falsopiano verso Santo Stefano, si sale di nuovo sulla piana di Campo Imperatore e poi tornano le immagini e andiamo a Campo Imperatore. Qui eravamo con Mattia Marcelli e con altri amici, era il mese di io giugno non c'ero. Tu non c'eri, che avevi appunto l'infortunio. Eccolo qui, Campo Imperatore, scenario diciamo impossibile da non riconoscere. Campo Imperatore, questa è la salita, questo è il pezzo duro, il pezzo finale, pendenze intorno al 13-14%, siamo alla base della seggiovia delle Fonteri e questo è l'ultimo chilometro. Qui andò via Marco Pantani nel 99, che staccò Ivan Gotti e poi fu il giro della squalifica a Madonna di Campiglio, era il giro del 1999. Qui la salita è dedicata appunto a Marco Pantani. Sì, adesso vediamo il cartello, questi sono proprio gli ultimi 2 chilometri della salita che portano a Campo Imperatore, qui siamo su pendenze davvero impegnative, 13-14% e questo è l'arrivo al 2200 metri di Campo Imperatore. Il cartello ora ci mostrerà Campo Imperatore, 2100 metri, si andrà ancora un po' più avanti ed eccola qui, salita Marco Pantani. Maurizio. Beh, io che ti devo dire, Pantani per me è stato il corridore italiano più forte degli ultimi 20 anni. Ma anche adesso, forse di sempre troppo con Coppi? Beh, c'era pure Bartali, c'è stato Magni, Gimondi, se non sono stati tanti di ciclisti in Italia, però negli ultimi 20 anni penso che Pantani è stato il più forte in assoluto, è un corridore che purtroppo aveva una mente un pochino labile e questo l'ha portato un attimo all'autodistruzione. Rigopiano, Maurizio, si ripartirà il 15 da Penne e noi vi facciamo vedere una clip di un minuto, eccoci, questa è del recente, siamo andati la scorsa settimana, la salita che da Farindola porta a Rigopiano, vai commentacela. Beh,
una salita, diciamo che le salite abruzzesi sono quasi tutte simili, abbastanza lunghe, impegnative, con tratti importanti. Certo, la salita più dura che abbiamo in Abruzzo è quella del Blockhaus, quello che il Giro d'Italia ha affrontato quest'estate con la vittoria di Quintana, ma anche questa non è male, è una bellissima salita che qui avevi una c'è buona anche gamba. Un tratto che ti fa respirare. Qui avevi una buona gamba. Qua andavo a spasso, potevo pure fumarmi anche una sigaretta. L'unico problema di quando facemmo questa ricognizione la settimana scorsa è quando arrivavamo a Rigopiano e lì... La situazione è ancora drammatica, si vede tutto il dramma di quel 18 gennaio. Non ti nego che mi sono commosso abbastanza, perché un conto è vederla in televisione, un conto è vedere la tragedia dal vivo e mi ha fatto un effetto brutto. Allora, tra un po' manca pochissimo, adesso ve lo mostriamo, Rigopiano, come l'abbiamo trovato io e Maurizio la scorsa settimana, e eccolo qui, Rigopiano, comune di Farindola, qui c'è stata la grande tragedia del 18 gennaio, queste sono le immagini girate da Settimio Berardinelli e da Alberto Capo, tra un po' passeremo proprio davanti l'albergo, o purtroppo quel che resta dell'albergo, e lì il Giro d'Italia passerà con tutto il suo carico di solidarietà. Ecco il nostro arrivo, questa è proprio la zona dell'albergo, tra un po' le immagini documenteranno quello che è successo quel 18 di gennaio. Eccolo qui, questa è zona transennata, zona sotto sequestro ancora, sono tutti i tronchi di albero che hanno ricoperto l'albergo, sono i tronchi che si è portato dietro la valanga, violentissimo, un impatto di la velocità di 400 km orari, quello è il canalone dove è caduta la valanga e dove ci sono state le vittime lo scorso 18 di gennaio. Qui passerà il Giro d'Italia, qui nel giorno di riposo verrà portata con tutta la carovana rosa la solidarietà del mondo delle due ruote. Maurizio. Sì, adesso rifare sempre la cronistoria del perché o del per come il Giro d'Italia arriva a Rigopiano è ripetitivo, ma lo rinnovo ai presenti e a chi ci sta ascoltando. Praticamente, come ho detto, il Giro d'Italia non doveva arrivare in Abruzzo. Io ho insistito molto con Mauro Veni, con il direttore del Giro, di valorizzare questo ricordo di Rigopiano, però c'erano delle difficoltà perché la tappa antecedente a un'eventuale ripartenza dalla zona Farindola Penne arrivava un pochino lontano dall'Abruzzo. Arriva vicino al Terminillo. Sì, poi ci sono state delle defiance in quel settore e si è creata questa tappa con questo passaggio a Rigopiano. Mi auguro che si riesca anche a passare a Farindola, perché come tu abbiamo sai... Abbiamo visto insieme, sì, non è facile, non per è questioni facile logistiche. Perché, sì. C'è allora, un problema di strada che non è alquanto percorribile. 13, 14 e 15 maggio 2018 il Giro d'Italia in Abruzzo con tre giorni davvero molto emozionanti. Noi siamo arrivati al termine di questa lunga puntata, la conclusione naturalmente io l'affido ad Enrica, perché ti vorrei chiederti, visto che hai già vinto una medaglia prestigiosa, hai già fatto due Olimpiadi, se ti dovessi chiedere qual è il tuo grande obiettivo da adesso in poi, cosa mi rispondi? La mia terza Olimpiade. Con quale obiettivo? Partecipare non basta, no, ti conosco. No, ripetere quello che è successo a Rio è anche meglio, quindi mi auguro comunque una finale olimpica. Ecco, se ti dovessi dire una finale nella 4x400, metteresti la firma oggi, cosa mi rispondi? Assolutamente sì. Non speri in qualche cambio errato, magari? No, assolutamente no. Medaglia no, no. Impossibile, medaglia olimpica. Medaglia olimpica... Prof, aiutami, è dura, la medaglia olimpica è dura. Tutti, ma è difficile. La medaglia di Andrew Au a Tokyo, ci spera il prof? La medaglia di Andrew, io sono andato felicissimo se Andrew sta a Tokyo. Futuro di Alejandro Diz da dirigente, ha pensato qualcosa a tornare nella pallavolo? In Abruzzo non c'è niente di competitivo che possa così... Ma saresti a disposizione con un progetto serio? Certamente sì. Bene, Maurizio sorride. Devi dare un contributo. Ma hai fatto arrabbiare Maurizio? No, no, assolutamente no. Fatto guardia, il problema è quello. No, l'hai fatto arrabbiare. Nelle mie intrusioni sportive, sono stato anche il direttore della pallavolo con il buon Vincenzo Verna e ti posso ricordare, lo ricordo, che c'era stato anche un tentativo di portare un trasferimento di A2 dai Isernia a Chieti, poi non se ne saltato, fece nulla. Ancora non capiamo perché. Ma io lo so perché, ma lasciamo perdere. No, assolutamente no. E perché no, scusa? No, perché sono questioni... Vabbè, lasciamo stare.
sfidi Enrica in bici, ho visto che ti guardava con attenzione Enrica in bici. No, io dico una cosa e chiudo, se mi fai chiudere, che tutti quanti sono convinti che fare sport faccia diventare le donne mascoline. Io sto guardando lei, le guardo tantissimi in televisione, sono tutte belle ragazze e belle donne, sto guardando pure Maurizio, quel futuro. È inutile che dici così, ti batti anche in bici Enrica, noi siamo arrivati al termine. Fatevi un applauso a tutti perché siete stati bravissimi, faccio un grande in bocca al lupo per Enrica per il proseguo della sua carriera, un saluto a tutti gli ospiti, Umberto in bocca al lupo per tutto, grazie a Maria Enrica Spacca, grazie al prof Mazzaufo, grazie a Leandro Dizze, Maurizio Formichetti, grazie a voi, Andrea Berardinelli, Diego Martelli alla telecamera, in regia Dino D'Angelo, noi ci vediamo puntuali domenica prossima ore 22, domenica sportiva di Rete 8, buonanotte e ciao.